Olè! Olè! Eccoci qua! Siamo nella più grande live di genuani mai esistita, ragazzi. Questa sera scriviamo la storia e comincio con salutare il mio socio. Ciao Nick! Basta, buonasera. Signori, buonasera a tutti! Buonasera a tutti! Allora, stasera siamo veramente un numero incredibile. Mi raccomando, ve lo ricordiamo a tutti prima di iniziare, mi piace, commento, condivisione, tutto. Mi raccomando, supportiamo la diretta e scrivete, mi raccomando, quello che volete e chi vorreste e cosa vorreste che noi, insomma, in futuro, le modifiche che potremmo apportare. E non ci credevo, ma siamo riusciti ad arrivare all'episodio 2 con il doppio degli ospiti dell'altra volta, quindi roba incredibile. Io però, essendo il padrone di casa stasera, dovrei fare delle scuse. Mi sa che ti conviene. Io adesso non so, però vediamo. Facciamole, un po'. Va. Aspetta che leggo bene. Sì, scusa Connie, fai no, bene. No, leggi meglio. Ah, no, aspetta che non ho gli occhi. Ah, no, ok, va bene. Sei coerente. Devo essere coerente con il mio pensiero. La devo cosa più importante è il mio pensiero. Perché l'importante è essere coerenti, se no poi mi appari troppo. L'importante è essere sempre il proprio pensiero. Allora, cominciamo a presentare i nostri ospiti. Allora, il primo, che è il più giovane youtuber del Genoa, che ci teneva così tanto a entrare nel gruppo dei Genoa Avengers e diceva nelle live, Nick faceva, ma basta, Max non mi considera. E invece no, perché è un grande e noi ce l'abbiamo qui. 3, 2, 1... Vai! Ciao ragazzi, ciao a tutti. Non è ciao Cristian. Guarda, questi Chris te li meriti proprio. Tu dirai che cosa? Io ti dico. Un po' di applausi a Filippo, via, applausi a Filippo. Ragazzi, la regia sta iniziando a investire. Sono troppo contento. La regia investe, la regia sta calando le palanche. Proseguiamo con i nostri ospiti e vedo una stanza vuota, un'area vuota, ma secondo me ce ne combina senti, una. Adesso, no, senti, allora, a me non me ne frega un cazzo che tu sei in Islanda. Cioè, io t'ho preso per pulirmi casa perché non giochi a pallone, a parte che sono 4 anni che sei in Italia, non parli l'italiano, almeno parla l'italiano, prima cosa. Cristo santo, ti sto aspettando per pulire i pavimenti e tu non ci sei, sei in Islanda. Senti, vieni qua, va, che te lo faccio fare io il salto di qualità, dai. Sei live! Gianluca Pagano, area Genoa! Buonasera. Ragazzi, cioè, ma non si può. Dai una mano agli amici. Non può più giocare a pallone, poverino, sto qua, perché ha dei problemi. E è poi questo grado. Non si presenta. È la colpa del primo grado, questa. Ho capito, ma Belima non parla manco l'italiano. 4 anni che è qua, non parla l'italiano, Belima. E tra l'altro ti tocca pure le cose, perché ti ha spostato la videocamera pure. Vedi che guarda, ma lasciamo perdere, va. Ciao, ragazzi. Ha invertito anche la maglia di Vasquez con l'altra. È da secondo grado. Io gli darei il secondo grado così. Però ho messo i due fenomeni dietro, Signorini e Branco, Giusto. Hai fatto giusto. Bene. Ciao Gian, benvenuto. Proseguiamo con tutti i nostri ospiti e direi, come l'altra volta, di presentare l'iconico palladinico e vulcanico. Li ho detti tutti? Sì, li ho detti tutti. Viola. Paolo Pastore. No, eccolo. Li ho detti tutti. Allora, io sono, dopo questa presentazione, sono ufficialmente Gianluca Testuale. Posso essere Gianluca Testuale? Assolutamente. E tra l'altro pensavo in realtà di essere, che eravamo in concomitanza con la Fiorentina in conference, ma non c'è, quindi... Non c'è, non li hanno considerati stasera. Ma sono un po' spariti tutti, Pier, non si trovano pensavo più. Pensavo che era la sera del calcio che conta e invece no. No, c'è la coppetta, il calcio che conta è la settimana dopo, quella della Fiorentina, oggi c'è la coppetta. Ah, calcio ok, che conta è quello della Coppa Italia, quello è il calcio che conta, quello della Coppa Italia, altro che Puskas Academy. Bene, io proseguirei invece con Instagram, lo faccio fare a Nick. Chi abbiamo questa sera insieme a noi?
Allora, in realtà da Instagram potevi ancora tenertene uno da YouTube, però se vuoi presentiamo prima Instagram, però se vuoi fare ancora l'ultimo di YouTube, se no lo faccio io, che è in questo momento collegato da è una vero, sala particolare. È vero. Io è non so vero. Se lo vedi, ma è solo che mi ha confuso perché non mi aspettavo di trovare qualcuno al VAR. Infatti è strano. Infatti te lo come sei dimenticato il VAR quello. Normalmente ci vede sempre molto bene. E chiediamo al nostro ospite se in questo caso ci vede anche bene oppure no. Ma mi VAR... sono ragazzi, ciao a tutti. Ciao a tutti. No, guarda, ecco cosa ne pensiamo del VAR. Ma ha lasciato qui, ma vedete il motivo per cui forse certi episodi non si vedono, no? Hanno messo Ray Charles, Berine, ovvio. Ray Charles. Vedi che... Ciao ragazzi. Dimitri, il genovano atipico nei Genoa Avengers. Ciao Dimitri. Ovviamente anche a Dimitri, let's go, perché è giusto, anche al VAR, anche se mi è partito un po' in ritardo perché il VAR... secondo me non parte mai il VAR. Ma vedi, però vedi, no, sei stato coerente, il VAR va in ritardo e non vede, è giusto così. È andato anche l'applauso, è andato alla VAR. Ragazzi, 5 minuti per vedere un gol, direi che abbiamo fatto anche presto oggi. Vabbè. 5 minuti per vedere un gol e poi quando devono fare le sintesi da Zone Company, in 2 minuti ti fanno vedere tutta la partita. Vai Nick, vabbè. Proseguiamo quindi, con Instagram. Ora passiamo alla... quello che piace ai giovani a Instagram e abbiamo... sarebbe un'altra cosa, basta, però va bene. Però siamo in una diretta a un orario ancora troppo preciso, sono solo le 9. Infatti non ho detto niente. Orario... appunto. Allora, presentiamo le pagine Instagram. Ciao, quest'oggi partiamo con Dani della Gazzetta del Grifone. Eccolo qui. Ospite. Dani, è grandissima la nostra Gazzetta del Grifone. Guarda dietro quante maglie che ha. Cioè, spettacolo. Ne ha una prima, un albero di Natale praticamente. Sembra già a dicembre, Belinga. Ma scusa un po', Dani, la nuova è del periodo di Aguilera? Quella lì è usata in Coppa UEFA contro la Dinamo Bucarest. Guarda un po' se non te l'ho beccata. Direi esatto. Che sai perché? Perché è la stessa di Branco che c'ho io, è la stessa di grande, stupendo. Sì, vedi quella tre dietro. Facile, Milito, Frendrup. Qui maglie, Ghiglione, Cuban. No, Ghiglione e Winter. L'esotico piace, caro Pierre. L'esotico piace. Occhio al nome, Poi, Max. Occhio al nome. L'Axalta anche, l'Axalta è particolare. Max chiede scusa. Max chiedi scusa, non chiede. Max chiede scusa, guardate. Chiedi. Hai sbagliato cartello, Max. Ho sbagliato, era l'altro. Quello aspetta era che facciamo entrare tutti gli ospiti. Dopo da Instagram abbiamo pure Marco, del clan dei Grifoni, che lo presentiamo e lo facciamo vedere. Ciao ragazzi. Clan dei Grifoni, che ragazzi, tra poco abbiamo uno scoop, probabilmente anche io sarò uno dei membri del clan dei Grifoni, come mi è stato detto, e quindi per me sono molto speciali, li porto in forza, sono i primi ad aver creduto nel mio canale, quindi per me il clan dei Grifoni ha un posto proprio speciale. Marco, benvenuto, sono contentissimo. Ovviamente. Grazie. Mi raccomando, tutti andiamo a seguire, scrivere, commentare, fate tutto. Ragazzi, prima che Nick prosegua, nella descrizione ci sono i link di tutti gli streamer dei Genoa Avengers, quindi persino il muro rossoblu che stasera non possono essere con noi, trovate tutti i contatti e andateli a seguire, date un'occhiata nel link in descrizione. Completiamo il... Allora, aspetta, perché questo qui è un ospite speciale, incredibile, direttamente da Telenord, signore e signori, abbiamo lui, testimone di Genoa. Pinuccio Brandini per noi, collegato qui in diretta. E Pinuccio, buonasera Grifoni, benvenuti a We Are Genoa. Dobbiamo stare come zitti. Tutti i mercoledì ospiti in studio. Buonasera Grifoni. Pinuccio, ma non ha le macchie sulla pelle, cos'è successo? Si è slavato, cosa ha combinato? È un po' bianco, ha fatto oggi. Come Michael Jackson, ragazzi, si è messo nella campana di vetro e quindi si è... Mi sono lavato. Che sembra poi mi fa morire anche la... Ha fatto un piercing sulla fronte, cos'è c'è? No, si tiene i capelli. Cosa c'ha lì sulla... Aspetta che la...
la ingrandiamo. Cosa ha lì Brenzini? Perché si tiene un orecchio con la pinza? È per tenere il riporto. Te l'ho detto. Ma il riporto non c'è più, mi sa che se n'è andato. Bene ragazzi, direi che ci siamo tutti. Non ce la faccio. Allora, ne mancano ancora, perché avremo ancora altri uno, penso, deve ancora entrare, che vabbè, in questo momento è in giro, però ne manca ancora uno, ma direi che abbiamo portato abbastanza... Carne al fuoco. Potete dire quello che volete, avete... parlate, allora, perché siete ragazzi, tantissimi. Io prima di iniziare, diciamo, con gli argomenti rossoblu, però vorrei fare un pensiero anche per quelle che sono le vittime del... non le vittime, tutti quelli che sono stati colpiti dal maltempo in Emilia e nel Marche, direi che è da fare. E poi un ricordo anche di Tito Toscolilaci, se siete d'accordo. Assolutamente sì, soprattutto... allora. Su Totò Schillaci probabilmente se ne è parlato tanto, perché a livello calcistico direi che, insomma, chi non conosce Schillaci e le sue imprese a Italia 90 e non solo. Sulle vittime del maltempo invece quelle sono disgrazie anche purtroppo, e la vita ti rendi conto di quanto è speciale quando non ce l'hai più. Quindi tutti quanti Genoa Avengers ci uniamo in un abbraccio per tutte queste vittime e anche per la famiglia di un grande campione come Schillaci. Direi che è il minimo. Sì. Max, posso chiedere una cosa? Io non so quanti di voi, probabilmente sono quello che alza l'età media qua in mezzo, non so quanti di voi si ricordino di Totò in quella magica estate. Purtroppo io, Marco. Gianluca anche, gli altri forse no. Posso dire che insomma, io avevo l'età che adesso mio figlio, quell'estate lì, ovviamente campavo di pane e pallone, anzi forse pane neanche, solo pallone, il resto ancora doveva venire poi. Però è arrivato dopo. Guarda Marco, sai una cosa che penso ogni istante di quel mondiale lì. Sai una cosa che mi hai fatto venire in mente Marco? Mi ricordo il rigore nella finale terzo quarto posto e mi ha fatto pensare... Quando l'ho rivisto l'altro giorno, mi ha fatto pensare che noi per un anno abbiamo tribolato con due... e li salutiamo, con i due nostri mercenari che giocavano a chi voleva tirare il rigore e litigavano, e Baggio, da grande campione qual è, ha ceduto la palla a Schillaci perché Schillaci nella finale del terzo quarto posto con l'Inghilterra si giocava il capocannoniere, che poi è stato la Max, hai detto una cosa... Scusate raga, Max hai detto una cosa importante, Baggio campione qual era? Qua campioni... Neanche il mio Alberto può venire giusto a pulire da me, perché il campione, io mi ricordo i veri campioni come ce li ricordiamo un po' tutti. Ronaldo, quell'altro, era un campione, per dirne uno. Schillaci giocherebbe titolare in qualsiasi squadra di Serie A oggi. Schillaci oggi sarebbe capitano, ragazzi, con 150 presenze, probabilmente. Gianluca, fammi anche dire questo, secondo me... campioni come dici tu non ce ne sono, ma ti credo, siamo in un mondo in cui il VIP diventa quello che ha fatto Grande Fratello o quello che ha fatto 100.000 follower su Instagram, cioè rendiamoci conto oggi è così. Quindi noi questa sera praticamente mi mancano 99.000 follower. Dimitri, e mettete tutti i like alla live. No, aspetta. Io l'ho messo. Vogliamo Dimitri, Grande Fratello l'anno prossimo. Intendo dire, se questo è il VIP, figuriamoci cos'è il campione oggi. Questo è il senso. Non c'è più quell'idea di campione che c'era ai tempi. Assolutamente d'accordo. Perché ci sono i soldi. Bravo. Esatto. Purtroppo il dio denaro ha preso un sopravvento di X volte molto di più rispetto a 20 o 30 anni fa, dove c'erano ancora le bandiere. E comunque per concludere quella partita, scusate, io mi ricordo invece il gol di Caniggia in semifinale con l'uscita scriteriata. Non era la stessa, era il fine. No, era la semifinale, sì, no, non mi allacciavo alla partita per dire la quel gol di Caniggia. Un altro lui cerchiato, che era Platt, che fece il gol della bandiera dell'Inghilterra. Sì, vabbè. E una cosa invece che volevo dire, ragazzi, sempre sulla partita che ha detto Gian, il gol che abbiamo fatto invece noi, dove c'era quella fantastica triangolazione tra Schillaci, Baggio, Giannini, Vialli, Giannini di nuovo, tiro di Vialli, parata e gol di Schillaci sulla respinta di Goico e Cea. A me ricorda tantissimo il gol che abbiamo fatto contro la Juve in casa l'anno scorso. Tantissimo. Però proprio. Molto simile, è vero. Di Ekuban. Sì. Esatto, sì, col colpo di testa finale. Lì c'è stato un colpo di testa di Giannini con tiro di Vialli al volo
respinta, gol di Schillaci, il gol che abbiamo fatto noi mi ricorda tantissimo quel gol lì. Bei ricordi, notti magiche, adesso invece vi abbiamo notti tragiche. Questa No, dai, tutto sommato no. Comunque vorrei fare un saluto a tutti, siamo in questo momento 81, vedo che state scrivendo in tantissimi e vi possiamo salutare anche tutti, però siete veramente tanti, quindi ci vorrebbe praticamente tutta la diretta, però avete scritto in tanti, fate tante domande, dite quello che volete che poi noi piano piano leggiamo tutti e rispondiamo se avete ragazzi domande. C'è Genoa 254 dal Kenya, quindi una, sì. Leandro. Un applauso assolutamente a Genoa 254, perché lui è veramente un non se ne perde neanche una, lui è incredibile. Tra l'altro mi permetto di dire una Kenya, cosa, non c'è un cazzo da fare là, ci credo. No, il Kenya c'è nada da fare. Io vi dico una cosa. Dai ragazzi, non ce la faccio, mi piscio addosso. Safari, trombatine e poi live del Genoa. Ma lui ci lavora, vi dico una cosa, mi metto a schermo intero, ma con cosa? Lui sarà probabilmente, ve lo dico già, senza che non lo sa neanche Max, un ospite collegato dal Kenya, perché è un grande tifoso genuano e quindi lo porteremo poi più avanti qui nelle dirette. Assolutamente sì, assolutamente sì. Tra l'altro, se andate a guardare il suo Instagram, ha una maglia, una seconda maglia del Genoa, che non è ufficiale, ha una, che è una roba top. La prenderei al volo, al posto del gallinaccio, ancora più bella, andatela a vedere sul suo Instagram. Bene, io direi di cominciare a parlare dei temi caldi della serata. Vogliamo cominciare dal Venezia? Sì, ho visto, ho già letto una scritta. Partiamo dal Venezia, che quello mi ha parlato. Dal Venezia, che io sono in silenzio stampa. Pier, tu sei in silenzio stampa col Venezia? Perché? Sul derby. Sono in stampa. Ah, sul derby. No, io la voglio sentire qualcosa, Belinda, te, sul derby. Via. Bene, allora dai, cominciamo tutti quanti dal Venezia. Che partita sarà secondo voi, raga? Vi faccio fare un giro a tutti quanti. Cominciamo da Testimoni di Genoa. Vai. Che partita ti aspetti? Ecco, eccolo! Grandi Coni! Coni grasso. È un Coni... C'ha il piercing. Ma ha mangiato tanto sto Coni, però. A parte che... È un po' fuori forma. È un po' muto. Coni gelato. Di Genoa, ragazzi. Ne Testimoni, metti il microfono. Belinconi, va bene che arrivi da dove arrivi, però... È così... Scusate. Vai. Stavo dicendo che adesso dove aver tagliato la testa a De Rossi, andiamo a tagliare la testa anche a Di Francesco, che è lì sulla graticola, un punto in quattro partite, quante ne sono. È il prossimo. Coni, Di Francesco se la taglia da solo, non servi tu. Ma io l'aiuto. Quindi bravo. Ha detto pronostico con Coni gol praticamente, un altro gol. Coni gol. Ci ha preso il vizio ormai, Belin. Magari dice non so difendere ma so segnare. Potrebbe essere una nuova riscoperta. Sperando che si realizzi e che non sia stato soltanto un exploit. Proseguiamo, voglio sentire il clan dei Grifoni e Marco. Voglio sentire... Ma cosa ne pensa di questa partita? Che tipo di partita sarà? L'ultimo pronostico che ho indovinato penso fosse giusto a Italia 90, quindi... Ah, buono. No, dillo, che se magari sbagli, però non dirlo a favore nostro. No, perché poi è la volta che ci prendo, quindi... Allora no. Dico niente, no. Che tipo di partita pensi che sarà, però? Brutta, inguardabile, Venezia è una squadraccia. Ottimo. Sabato col Milan, cioè è riuscito a prendere 4 gol dal Milan, peggiore della storia, in 20 minuti. Però noi, insomma, sappiamo anche far giocare bene chi gioca male, quindi non lo so. Spero che non siano troppo distratti dalla partita di mercoledì. Purtroppo è vero, certe volte siamo in grado di fare questi... Guarda il Verona, cioè abbiamo miracolato anche il Verona, vabbè, sono perso. Speriamo che sarà diversa. Dani, invece, della Gazzetta, cosa ne pensi? No, allora, secondo me c'è una partita che bisogna stare attenti, nel senso che appunto il Venezia arriva da st'ultima batosta col Milan in casa e vorranno sicuramente riscattare, ecco. Inutile dire che dobbiamo andare là per vincere, punto. Poi si sa che la trasferta comunque è sempre ostica e... Però l'idea deve essere quella, poi vedremo. Secondo me sarà importantissima perché poi, è difficile non parlarne, però appunto poi arrivare col giusto entusiasmo al derby è veramente importante, secondo me. Ecco.
Max, esatto, scusami, cioè... scusami, sì. Max, posso dire una cosa? Che oggi ho fatto assolutamente un me l'hanno cazziato clamorosamente, perché in effetti è una mezza cagata, però lo ripropongo, un dato statistico: Genoa e Venezia sono le due squadre che hanno battuto meno calci d'angolo in questo campionato, in questa via di campionato, 11 il Genoa, 10 il Venezia, basta, non dico altro. Vuol dire che purtroppo si arriva poco, poco sotto porta, o comunque gli avversari, i difensori fanno molto poco per dover cercare di buttare la palla, quindi, in angolo per salvarsi all'ultimo. Ma quindi per gli amici delle statistiche, allora, ci giochiamo l'under calci d'angolo. Se volete, vi ha dato una quota. Non, ci non buttateli via i consigli. Non so, ragazzi, quanto sia l'under calcio d'angolo. Allora, ragazzi, giocatevi l'under calci d'angolo, offre Marco del Clan dei Grifoni. No, se... più che altro c'ho il mutuo, quindi se poi vincete, no, ricordatevi. Offri l'idea, se poi non funziona sapete dove andarlo a trovare. Clan dei Grifoni, Instagram. Gian, che ti vedo assorto, stai ancora parlando con Albert. Dici, no, maledetto, non è arrivato, ma ha tirato il culo. Senti, io voglio essere però un po' contro di voi, tra virgolette contro, perché dovremmo un attimo cambiare un attimo mentalità. Cioè, io se non vado a Venezia vinco, mi incazzo come una pantera. Non che devo, cioè, bisogna starci attenti, ma aver paura del Venezia no. Perché se abbiamo paura del Venezia, allora evitiamo di giocare, perché se è la più scarsa che c'è in Serie A. Io devo andare a Venezia e il primo tempo deve essere 2-0, ma senza Musse, cioè, nel senso, ragazzi, io capisco Dani, capisco Marco, perché siamo traumatizzati dal nostro passato, ma porca Eva, non posso pensare di andare a Venezia e aver paura del Venezia, ragazzi, perdonatemi. Ma io non ho paura del Venezia, ho paura di me stesso, di quando faccio... No, Marco, però la mentalità, noi dobbiamo anche cercare un attimino di essere un po' propositivi, cioè, il Genoa ha dimostrato con l'Inter e con la Roma di saper giocare, col Verona hai perso, l'hai buttata via, e hai ragione, l'hai cacciata via, l'hai regalata. Ma non posso pensare di andare a Venezia come pensare di avere il derby e perdere con quelle due squadre. Una è l'ultima in Serie B, l'altra è l'ultima in Serie A. Se io facciamo il culo, Gian, diglielo, cazzo. Come una pantera. Se perdiamo... Facciamo il culo, Gian, diglielo. No, ma però, ragazzi, io ci pensiamo. Però questo non vuol dire che allora non seguiremo più il calcio, dai. No, Marco, però il Genoa oggi, aspetta, dimmi, scusa. Il Genoa oggi è una squadra che lotta, per me, quest'anno stabilmente per il nono decimo posto, va bene? Io per me la vedo così. Non segni manco con le mani, dai, cioè, abbi pazienza. C'è una difficoltà. Marco, aspetta, però. Io la vedo così. Io, se vado a Venezia e perdo, mi incazzo, minchia. Io sono d'accordo con Gian. Io sono d'accordo con Gian quasi totalmente, nel senso, e Gian sa che molto spesso su certi punti non eravamo d'accordo, ma in questo caso sì. Ma perché? Perché uno, tu non puoi, non devi ovviamente, secondo me, sottovalutare nessuno, ma non devi neanche aver paura di nessuno, perché se tu parti con una mentalità sbagliata, allora è meglio che non fai manco il campionato, primo. Secondo, il discorso è presto fatto, tu dici non segniamo manco con le mani, calcoliamo che siamo all'inizio della stagione e per tutti ci sono difficoltà, guarda, squadre che sono sotto di noi, che solitamente si dovrebbero mangiare in testa, e questo ci fa strano, e non solo a noi. Quindi non calcoliamo questo inizio stagione come fosse già una valutazione della stagione, è un errore. E soprattutto concordo con Gian quando dice dobbiamo cambiare la testa noi genoani e noi tifosi in generale, perché se noi iniziamo col pessimismo non aiutiamo sicuramente una squadra che già ha le sue difficoltà probabilmente. No, io se posso, ragazzi, dire... Ma non è che io sono Gilardino, cioè non è che se io la non ho parlato di Gilardino, io ho parlato in generale. Io ho parlato in generale, non io. Sì, Marco, noi siamo passati. Luca, scusa, Marco, la mia è semplicemente caramanzia. Ecco, bravo. Allora, ok. Ho appena detto, non prendo un pronostico dall'89, dal 90. Ma io se posso dire. Comunque, saluto Nelson, perdonami. Volevo solo dire una cosa al volo. Io ho seguito bene quello che ha detto Marco e ho capito anche quello che voleva dire Gian. Sono molto d'accordo su quello che dice Gian. Secondo me l'unica cosa che bisogna tenere bene a mente, e ricordiamoci che esattamente come altre squadre, il Venezia in questo momento è ferito. Ci sono delle figure che rischiano. Anche noi, Max. Anche noi. Anche noi, Gian. Però non sarà una partita semplice, ma sono convinto, come dice Gian, come dice Dimitri, che è una cazzo di partita che bisogna vincere, perché se cominci a perdere con squadre come il Venezia, quando ti arrivano squadre maggiori, è un problema. Ma poi Max, scusa,
hai pareggiato con l'Inter, hai pareggiato con la Roma. Cioè, ma io non posso pensare, io capisco la scaramanzia, capisco che ne arriviamo, Marco, da nube che corre, quindi abbiamo visto delle squadracce. Io lo capisco, però un po' di ottimismo, perché se non vinco col Venezia, allora non partecipo neanche. Hai pareggiato con l'Inter che vai a stravincere col Venezia. Il calcio non funziona così. No, ma Marco, non però l'Inter ha pareggiato col City, e allora tu pareggi col City. Ma c'è non dire una cosa. No, c'è da dire una cosa, però. C'è da dire un'altra cosa, che leggendo anche i commenti in chat sono abbastanza d'accordo. Cioè, come dicevo prima, non si sottovaluta la paura, no. Tra l'altro abbiamo un punto in più... Abbiamo un punto in più dell'anno scorso ad oggi, cioè alla quarta giornata, un punto in più. Abbiamo comunque fatto anche bene col Monza nel secondo tempo e dobbiamo ripartire da quelle situazioni positive e non dalla paura, perché se la squadra parte con la paura, fidatevi, è merda. Mettilo. Mettilo. Che cosa ci stai mostrando di bello? Vinceremo. No, non abbiamo, però non sei abbiamo... muto. Microfono, sei microfono muto. Thomas. Però c'è in chat mi dicono che il volume è troppo alto. Qua mi dite che sono muto. Allora, uno o l'altro. Tieni il microfono un po' più distante. No, devi abbassare. No, secondo me Belin non devi solo mangiarlo, Tommy. Non mangiarlo. Hai il microfono troppo vicino proprio. Tieni il microfono troppo vicino. Lascialo normale. Mutalo fuori. Io sono proprio lineamento d'accordo con quello che ha detto Max, cioè io quello che volevo dire era proprio quello, cioè noi dobbiamo andare lì per vincere, punto. Cioè, è un po', io ho fatto un po' un summit, Dani, di quello che ha detto Gian e di quello che ha detto Dimitri, sì, e Marco, nel esatto, senso che ho capito che Marco non ha paura del Venezia, ho capito che Marco ha paura dell'atteggiamento che certe volte noi abbiamo contro certe formazioni, ma sono d'accordo con Gian e Dimitri che dicono: cazzo, raga, non possiamo perdere col Venezia. No, non possiamo avere paura del Venezia. La mentalità è già in partenza negativa, perché altrimenti, come diceva Gian prima, è la mentalità sbagliata da cui partire. Ma sì, ma io credo che nessuno abbia paura del Venezia. No, posso dire, io personalmente non ho paura. Pier, ti interrompo perché c'è un messaggio per te, Pier, che è meraviglioso. È meraviglioso. Ciao Pierpaolo, ti seguo da quando ti intascavi la bamba requisita in aeroporto. Ai, l'abbiamo beccato. Problemi. È lui. Se la prossima volta non viene, l'hanno beccato. Tira fuori, facci vedere cosa c'hai nelle tasche, Velin. Non c'è niente. Pier, cosa ne pensi tu invece del Venezia col Genoa? No, io, bene o male, avete ragione tutti. Però non si tratta di aver paura, secondo me. Io sono un po' più pessimista sul Venezia. Personalmente ero molto più ottimista con la Roma, quindi non si tratta di aver paura. Non è che io ho paura del Venezia e non ho paura della Roma. Premesso che a me rode se perdo anche in amichevole col Valdifassa, quindi figuriamoci se perdo col Venezia non mi rode. Non credo perdiamo, ma non sono così sicuro che vinciamo. Perché si sente l'aria del derby, perché siamo abituati, no, nell'ultimo anno a vedere grandi prestazioni contro squadre un po' più blasonate e poi la settimana dopo a vedere un mini crollo, tra virgolette, contro una squadra con cui teoricamente dovremmo passeggiarci. Quindi non dico che ho paura, però non dico che andiamo là e vinciamo tranquilli, non è paura, è semplicemente la lettura della partita che magari è diversa alla lettura che ho dato alla partita con la Roma. Pier, non dico che vinciamo tranquilli, io non intendo quello, però intendo che io devo andare là e vincere, poi tutte le partite saranno difficili, dal Venezia all'Inter, prendete la classifica, no? Però io non posso pensare, cioè io se torno, e vado anche a Venezia, se torno in autobus che ho perso, minchia, mi incazzo come una bestia, ma ve lo dico perché io non posso perdere col Venezia. Poi, raga, me la vedrò troppo ottimista io, Allora, voglio sentire anche Christian, come la vede lui. Non è tanto il fatto che abbiamo paura noi, è che comunque il Genoa ha un po' di storia, no? Contro queste squadre... si mena un po' il belino, poi questo è un grande esame di maturità, perché comunque pareggi con la Roma, a parte che io con la Roma ero, come ha detto anche Pier, ero più positivo con la Roma che col Venezia, non so come mai, per me era una partita da 0-0, 1-1, 0-1, cioè comunque per me un punto te lo potevi portare a casa,
E queste partite adesso diventano un esame di maturità, perché comunque in passato non è che facevamo questa gran figura con le piccole, anzi facevi più bella figura con le grandi. Vedi la partita col Verona che l'hai buttata in casa. Cioè, per carità, nessuno ha paura di perdere col Venezia, secondo me. Semplicemente sono partite che devi andare lì e vincere, e te hai praticamente tutto da perdere, quindi devi andare lì e fare la partita, punto. Poi, secondo me, la chiave in più è Gilardino, che sappiamo tutti che è il vero top player di questa squadra, per quanto mi riguarda, no? O no? La chiave in più, secondo me, è il gruppo. È il gruppo che Gilardino sta creando di nuovo. Questa è la chiave, sì, ancora più di Gilardino. Però c'è un'altra cosa da sottolineare, che non è che basta l'atteggiamento. È chiaro che l'atteggiamento è fondamentale, però prendete la partita col Verona, non mi dite che il Genoa ha meritato di perdere, perché fino all'1-0 ha giocato solo. Bravo Marco, bravo. Non l'hai buttata dentro, un tiro, un gol. Marco, se Messias l'azione prima fa gol, la vinci 2-0 quella partita, logico. Allora mio nonno, ve l'ho capito. Ma hai ragione, Marco. Abbiamo meritato di perdere, ragazzi. Però con la Roma, ragazzi, con la Roma abbiamo giocato con Ekuban e Pinamonti, che vabbè, Pinamonti è titolare, però con Ekuban in campo titolare. Magari a Venezia se ci vai, io non lo so, con Messias forse c'è. Ma io sinceramente a Venezia riproporrei allora è dura, sì. Fatto nel secondo tempo con la Roma, cioè. Sì, noi andrai con Vitinho, ci vuole qualità, esatto, ci vuole qualità, vuole Malinowski, non può non giocare Malinowski, non può. Vi lancio una provocazione, voglio sentire ancora prima Nick che cosa ha a dire sulla partita, poi vi lancio una provocazione a cavallo tra Venezia e quell'altra squadra che dovrebbe, quella di Serie B. Prima voglio sentire Nick come la pensa sulla partita col Venezia. Allora, io la penso su questo aspetto, che se fai giocare, se ci fosse Messias, ma purtroppo da quello che ho capito non c'è, ci fosse anche Miretti, ci fossero tutti, secondo me la vinceremo senza problemi, però appunto non ci sono e quindi se non si fa nulla. Però farei giocare Malinowski titolare e Vitinha, perché la butterei più sul punto di vista tecnico rispetto a quello magari fisico come con la Roma nel primo tempo, perché se vai con Torsby e Kuban e Pinamonti con una partita che sarà praticamente con due palle gol, se va bene per tutti, secondo me è un po' rischioso. Invece magari metterla sulla qualità ti può aiutare, secondo me. Infatti secondo me Malinowski deve giocare. Nick, una cosa, bisogna calcolare, così rispondo anche a Nelson e lo saluto, che Ruslan non ha giocato, l'ha spiegato Gilardino, perché aveva preso il colpo, in nazionale. Quindi io credo che Ruslan sarà della partita, perché è titolare, non hai più diciamo quella scusante, chiamiamola scusante, passatemi il termine, ovviamente. Ma perché ci vuole Ruslan. Ragazzi, non illudiamoci che metta i quattro come con la Roma, Lui partirà col suo 3-5-2 classico, Col 3-5-2, ti dico anche un'altra cosa, Coni gioca per forza. Anzi, 3-4-1-2 farà, con Malinowski dietro le due punti. Prepariamoci anche a Vitinha Pinamonti. Sì, sicuro. Gilardino vorrà vincere al primo tempo, se riesce. Basta. Ma anche perché sono partite che chi segna per primo vince, 99 su 100 è così. Se vai però che primo tempo non fai neanche un tiro, poi è dura vincere. La partita a Monza. Esatto. Ragazzi, lancio questa provocazione. È successo il contrario. Aspetta che ti metto intero. Vai, lancia. Lancio questa provocazione, visto che abbiamo analizzato la partita. Quanto, secondo voi, può incidere i riposi che farà fare Gilardino col Venezia per il derby, oppure pensate che entrerà rischiando altri infortuni al 100% col Venezia, rischiando di perdersi qualcuno col derby? Secondo me Dani non giocherà ancora e Messias secondo me non giocherà ancora, ho questa sensazione. Ditemi allora, voi come la pensate. Se posso... Però sono gli unici due, perché poi non hai altri giocatori. No, aspetta. Sì, non è che ce n'è molti. Puoi tenere fuori giusto quei due lì. Allora, gli infortunati, esatto, quelli diciamo più gravi, e ci metto ancora Miretti, ovviamente non ci saranno. Malinowski secondo me giocherà, dimmi invece. Malinowski c'è, Malinowski te lo do certo. Ma ti dico un'altra cosa, e ne approfitto della tua provocazione, chiamiamola provocazione, per dire anche un'altra cosa, perché ho letto delle robe sui vari gruppi WhatsApp di cui faccio parte, che mi hanno fatto quasi ridere. Sbaglia a starci. Dire, no, ma beh, uno è un gruppo, è un club di cui faccio parte, quindi per ma forza, sì, vabbè. Scherzo, dimmi. Ma al di là di quello, cioè dire preferisco
sbagliare una partita e vincere l'altra perché è il derby. No, dobbiamo andare in campo sempre per andarla a vincere, al di là che si chiami derby, Venezia o Inter, che quella è la mentalità principale. Poi c'è la soddisfazione, diciamo, cittadina, ed è un'altra cosa. Però non dobbiamo sminuire una perché c'è il derby nell'altra. È un errore. Faccio parlare Gian. Nelson ci dice, magari Gian si può rilasciare anche a questo, sì. Secondo me è giusto non utilizzare i giocatori con acciacchi. Signori, come ho detto in live ieri, no? Se io fossi un tifoso, come dico sempre, del Bayern Monaco e vedo il campionato italiano e vedo Venezia-Genoa e poi Genoa-Sampdoria, no? Io che sono tifoso tedesco, che quindi che casa... Non posso pensare che il Genoa possa perdere due partite di quel livello lì. Quindi Gilardino probabilmente cosa dirà? Col Venezia metto la squadra titolare perché bisogna che la vinco. Con la Sampdoria, ma non perché si chiama Sampdoria, ma perché è l'ultima di Serie B, anche la se con quattro panchinari la vinco lo stesso. Se poi la perdo, ho fallito io. Non hanno vinto loro, che è diverso. Quindi col Venezia devi andare coi titolari, ti asfalti il Venezia se ce la fai, e con la Sampdoria, ma perché è Sampdoria, ma squadra di Serie B ultima, metto quelli che potrò mettere, perché tanto i miei panchinari valgono più del titolare non di quelli d'accordo. Là. Cioè il calcio purtroppo non è per fortuna, non è matematica, cioè sei uscito con la Intella in Serie C 4 anni fa. Ma di che squadra parliamo, Marco? Ma la vuoi paragonare? No, cosa vuol dire, Marco, qualitativamente, perdonami, quella squadra è totalmente un'altra cosa, anche a livello mentale proprio un'altra cosa. Quindi, ricordiamoci signori che il signor Gilardino ha una capacità incredibile di tirare fuori il meglio anche da chi non è in forma, da chi addirittura è acciaccato o da chi è fuori ruolo, che è un elemento secondo me fondamentale. Detto questo, come dice Gian, guarda che bisogna giocare a Venezia per vincere e derby bisogna giocarlo al massimo e poi come va sì. Ovviamente. Certo, ma guarda che Bani l'ha già tenuto fuori una cosa, volta. Però è una Roma, cosa, ragazzi, che adesso fuori. Come adesso, poi dopo, tu hai la Juve, no? La partita dopo in campionato, dopo il derby, hai la Juve. E io credo che nel calcolo, diciamo, di tutte le variabili che Gilardino farà sicuramente, c'è anche questo di avere gli impegni ravvicinati e sapere che non è una squadra che ha 50 titolari, capiamoci il senso. Quindi per forza qualche cosa di turnover lo farà in Coppa Italia, sì. come si è sempre fatto. Mia provocazione, dimmi, era posta no, questa, ma, non ho citato no, aspetta, il fatto di essere corti apposta, perché so che tutti lo sappiamo, purtroppo. No, ma mi riferivo al discorso di Gian e anche alla risposta di Marco, cioè è ovvio che qualche cambiamento nel derby ci sarà, perché diamo ovviamente priorità al campionato, questo mi sembra abbastanza evidente. Attenzione che c'è una sindrome di Sabelli in live. Ragazzi, a me di arrivare non in campionato e di perdere il derby, preferisco arrivare quindicesimo e vincere il derby, scusatemi, io la penso così. Poi mi dirai, no, è meglio vincere il derby e arrivare non in campionato, va bene. Arrivare secondo, no, è meglio, no, te la dico ancora meglio. No, te la dico ancora meglio. È meglio vincere il derby, ma nel contempo far bene il campionato. Questo sarebbe la mentalità che della squadra. Che è quello che ha detto io. La stella, che sì. No, ma dico, ma no, sì, ma entrambe le cose. Ma nel contempo il senso che dicevo io è ovvio che in Coppa Italia, visti gli impegni ravvicinati, sarei obbligato a fare un po' di turnover al di là del derby. Sarei obbligato perché non hai la rosa per fare una roba di quel tipo. Ma ragazzi, comunque loro è il loro lavoro, il loro mestiere. Non credo che giocare una partita in più a settimana comporti un grande sforzo fisico. Quindi io penso che giocheranno titolari col Venezia e titolari con la Samp. Ma giocheranno titolari con la Samp perché il turnover lo fai con la Juve. Esatto. E giocheranno titolari con la Samp perché l'idea corretta sarebbe questa, ma non probabile. Farà così. Ma secondo me non farà il turnover neanche con la Juve, perché allora Bani intanto è già stato fermo con la Roma, che non è stato rischiato, e quindi già contro e anche col Venezia secondo me potrebbe stare Bani, però secondo me col Venezia sì. Non lo rischi ancora, Nick, ma a me va bene, però ragazzi loro sono pagati, cioè voglio dire, non è che possono farsi anch'io se ho un dolore e devo andare a lavorare, loro giustamente non è che possono comunque rischiare, se cioè dire vabbè aspetto la prossima, perché comunque cioè è il loro lavoro, ragazzi, cioè non è che possono sempre rimandare un tiro di pelo si fermano, quello è un brutto problema che c'è adesso. Però dico, secondo me col Venezia vedremo i titolari, perché il campionato bisogna far bene, e con la Samp, fosse stato il Como probabilmente avremmo visto tante riserve. Samp c'è lo stadio pieno, Gilardino ovviamente farà di tutto per avere i titolari, ma anche i giocatori secondo me vogliono. Guardate Mauri in chat,
chat che cosa ha scritto, ragazzi. Io la vedo assolutamente come la cosa più, diciamo, più bella che c'è in questo momento. Questo stagione sarà l'evento più bello. Attenzione, perché noi dobbiamo ricordarci anche che alcuni si dice nei giornali, quantomeno quello che sta leggendo in questi giorni, non verranno rischiati col Venezia per giocare col derby. E quelli lì, prendiamo il Messias, vogliamo parlare di un Messias o di un Miretti, facciamo degli esempi. Ma perché lui è sempre rotto e ci sta. Aspetta un attimo, ma ti dico, se recuperassero per il derby, quelli non sono riserve. Cioè, sono dei titolari che usi come fossero riserve, perché in quel momento lì sono da recuperare. E quelli giocano per forza se sono buoni. È ovvio, se sono a disposizione, è ovvio. Perché la qualità serve. Se posso collegarmi al discorso di Bast, cioè, sono d'accordissimo, nel senso che comunque, ragazzi, cioè, ci sono 7 squadre in Italia che fanno le coppe, giocano spesso ogni 3 giorni, e c'è pieno di giocatori che a volte gli capita di fare 3 partite in una settimana. Sicuramente poi loro hanno rose diverse con cui possono fare cambi diversi dai nostri e tutto. Però sicuramente verrà gestita la cosa, ma fino a un certo punto, cioè, nel senso che secondo me non risparmierà nessuno. Chiunque starà bene giocherà, e se potrà mettere la formazione titolare la metterà. Cioè, infatti, ma perché non ha senso più che altro. Non è un turno della Ma adesso parlando di logica. Comunque, stavo parlando di un tema in realtà che secondo me non esiste, tra virgolette, è quasi antiquato, quello del turnover. Perché in realtà oggi con i 5 cambi, cioè mezza formazione, di fatto il turnover lo fai ogni partita. Infatti, Girardino è maestro. Bravo Marco, bravo. Girardino è vero. Marco, vero, hai ragione. Però ti dico una cosa, dipende sempre quanti ne recuperi degli infortunati, perché qualcosa sarà forzato, capisci? È un turnover forzato. Quindi è chiaro che... È chiaro che infatti, allora, secondo me, io penso che Messias non giocherà a Venezia, o quantomeno se gioca, gioca giusto. E va a giocare al derby, che anche lui non è una riserva. Messias non gioca a Venezia perché è ancora rotto. Sì, probabilmente. Esatto. Cioè, scusate un attimo, Marco ha già capito la sua idea, e io ora vi dico la mia. Ma a voi, ora, un attimo, veramente seriamente, un minuto, quanto vi interessa del derby? Io vi dico la mia, poi vi scatenate. A me del derby non me ne frega un cazzo. Io voglio fare bene in campionato. Proprio del derby, cioè, è ovvio che devo vincere, ma perché devo vincere? Perché c'è una squadra di Serie B contro, che poi se si chiama Sampdoria e vinco sono ancora più contento, ok, ma io non mi incazzo se perdo perché è la Sampdoria, mi incazzo perché perdo con una squadra di Serie B che è ultima, questo è il problema. Allora, a me del derby, scusami, Gianluca, io esattamente al contrario. Ma no, ma infatti la tua idea l'ho già sentito, Marco. Sono come Marco, raga, in questo caso, nel senso che a me interessa soprattutto per tante cose che stanno capitando ultimamente tra le tifoserie. Io questo derby, anche se loro sono in Serie B, potrebbero essere anche in Serie D, meglio, io non lo voglio vincere, lo voglio stravincere, perché si devono azzittire. In realtà è la coppa del nonno, questo, il premio di plastica, no? Però a livello di città è importante. Ma io vi capisco, Marco, scusa, io che vi capisco, lo capisco, però io che mi piace il calcio, non solo il Genoa, amante del Genoa, e odiare la Sampdoria, che va bene, ma io preferisco di andare bene in campionato, ottavo, nono, decimo in campionato. Se perdo il derby mi incacchio solo, tra virgolette, perché è una squadra di Serie B, capito? È quello che mi darebbe fastidio. Che ma Tommy, non si vede un bel meme, voglio vederlo e poi faccio parlare Christian. È sfocato. Che comunque è sfocato, secondo me devi allontanarlo un po', perché hai la connessione un po' bassa, secondo me. Sì. Devo cambiare penna e connessione. Esatto, oppure devi cambiare penna. Casa. Chris, invece casa. Tu cosa ne pensi? No, esatto. Allora io lancio una piccola provocazione. Vai. Lo ripeto da quando... Ci piacciono le provocazioni, Silipo, ci piacciono, vai. Quando abbiamo saputo che c'è il derby, io continuo a dirlo e lo ripeterò sempre, fino alla partita e forse anche dopo. Allora, questo derby per me è come picchiarsi con un anziano. Bella questa. Cosa vuol dire? Io te la miglioro ancora. Picchiare un anziano che sta cagando è ancora più facile. Quindi rischiamo la denuncia, in pratica. Se tu picchi l'anziano, quindi vinci, hai picchiato un anziano. Se tu le prendi da un anziano, le hai prese da un anziano. Sì, è così. In entrambi i casi il coglione sei tu. Sì, è vero. Noi ci abbiamo tutto da perdere.
qualcuno clippi questa cosa che ha detto Silipo, ora la clippi subito. Non so se hai capito, penso che abbiate capito. Sì, sì, capito, se sì. Noi se vinciamo 5-0, io già li vedo, io già, cioè, ragazzi, sì, diranno che ci sta, diranno ci sta. L'hanno già detto, l'hanno già detto, quella è la cosa divertente. No, alcuni l'hanno già detto, vero. Appena perderai la prossima, ah minchia, puoi vincere con... Se perdi con loro... Se perdiamo con loro ci coprono. Già l'altra sera in televisione hanno detto questa bellinata che raga è veramente... Doriani, se mi state sentendo, sapete che io sono uno stronzo, fate ridere. Non potete venire a dire mandiamo la primavera a questo punto. Giocatevela. Volete vincerla? Volete parlare? Volete fare qualsiasi cosa? Giocatevela perché il Genoa se la giocherà. Niente Max, primavera. Io posso primavera dire... titolari cambia poco. Posso dire che ha ragione anche Eros, il mio amico Eros, che viene sempre da me, che è scandaloso che gli hanno dato lassù da loro. Ma l'avevamo detto nella scorsa live. Sì, l'avevamo detto già l'altra volta. È scandaloso. A proposito di questo, No, ho sbagliato. A proposito di questo, in quanti andrete al derby? E qua mi si cambiano. C'era un commento che lo diceva. Chi è che va, chi non va? Avete trovato i biglietti? Io vado, allora, io ho cercato il biglietto oggi e mi sono svegliato un po' tardi stamattina, mi sa che me lo sono perso, devo aspettare nei prossimi giorni se c'è ancora qualcosa. Spero di trovarlo. Ah, perché non ce n'è più adesso? Già mettono un po' al giorno, poi ci sarà ancora la vendita libera in quello che c'è, ma quindi, vado in tribuna. Quindi Max, se hai un abbonamento della Samp puoi ancora comprarli, eh? Hai voglia? No, però comprare le prossime quattro partite. Ho quindi amiche della Samp che potrebbero prestarmi un abbonamento dei loro. Devo solo mettermi i capelli lunghi. Sai cos'è che... Vai, Cristian. Io non vado per un buon motivo, che rispetterete. Sento che quando porto la mia ragazza allo stadio il Genoa vince sempre. E quando guardo il Genoa con lei, il Genoa vince sempre. Lei non segue. Non può venire allo stadio. Quindi ottima idea. Allora non mi pare una buona cosa. Secondo me una soluzione che potrebbe essere che la tua fidanzata te la guardiamo noi. Secondo me questa potrebbe essere una soluzione perfetta. No, quindi dire una cosa, ragazzi, al di là di tutto, perdere il derby sarebbe un disastro. Tutto quello che volete. È giusto anche quello che dice Gianluca. Non mi incazzo perché perdono con una squadra di Serie B. Sì. Fino a un certo punto, non pensate anche che questi ragazzi, voi lo sapete, no? Perché siete tutti content creator come me, questi ragazzi interagiscono molto con noi tifosi, anche con noi creator. Perdere il derby, secondo me, avrebbe degli strascichi importanti sul campionato, perché loro ci tengono particolarmente. Per molti è il primo derby. Questo è vero. Se voi pensate che nel passato molti giocatori vengono ricordati perché hanno fatto bene nel derby o perché hanno fatto male nel derby, perderlo sarebbe una macchia per questi ragazzi che farebbero fatica a togliersi da dosso. Quindi il derby non va assolutamente perso. Cioè, il derby, do ragione a Pier, lascia degli strascichi, secondo me, a livello Max. Psicologico soprattutto. Max, sì, hai ragione. Guarda che ci sono tanti biglietti disponibili nei distinti. Io non so sto leggendo, c'è Ste adesso in chat, grazie a Ste, che allora, ci dice guarda. Che ci sono 3.000 nei distinti. Allora, no, quando finisce la live dei Genoa Avengers, ci sono tanti like, compro il biglietto. Guarda quanti, non so se li vedi, guarda quanti. Ragazzi, Nick, compramelo tu, che domani ti mando, ti do i soldi a mano. Va bene, va bene. Ce n'è davvero ragione, ma infatti ce n'è davvero tanti. Era questo, cioè non dobbiamo dire, cioè non dobbiamo preferire una gara a un'altra. Stavo solo facendo un ragionamento di situazione anche di infortuni e quant'altro che mi fa dire probabilmente una sorta di scelta di giocatori tra Venezia e derby ci sarà, perché appunto devi recuperarne alcuni che magari giocheranno il derby e non giocano a Venezia e viceversa, probabilmente sarà così, ma non allora, perché io chiuderei questo capitolo e poi direi a Nick se ci può condividere l'immagine dei posti liberi, così un attimo, tutti i nostri, visto che siamo più di 130 in live, li guardano. Chiudiamo questa cosa qua dicendo questo: che siamo assolutamente in grado di poter vincere sia col Venezia che il derby.
e direi che punto. Sperando che non succeda nulla tra i tifosi né prima né dopo, parentesi, sperando non succeda nulla tra i tifosi né prima né dopo, e su questo ho seri dubbi. Io però biglietti non disponibili al momento. No, devi accedere. Praticamente quando accedi, guarda, ti si apre questa. Ma ti si è aperta questa? Per favore. No, mi dice per favore. Evento al momento non disponibile. Ah, guarda, ti faccio un esempio. Compro il 107, vedi? Guarda quanti posti. Però senti, però sono quelli per gli abbonati, eh. Vabbè, sì. Quindi uno che non c'ha l'abbonamento non può. Anche Zena, guarda che c'è scritto anche Zena, guarda. E no, già da oggi iniziamo anche la parte Zena, ma vedi abbonato? Vedi che c'è scritto abbonato? Sì, però chi è abbonato nella Zena, dico. Certo, solo gli abbonati possono comprare. Ma Max è abbonato, però, quindi... Posso, scusatemi, se clicco su biglietti, e io sono dentro col mio account, cioè Christian, no? Allora non si ma anche a me me lo dà. Si vede, da PC, ti dice che i biglietti sono chiusi o momentaneamente sospesi. Esatto, ma vai lo faceva PC. Anche oggi. Sul PC, Adesso vi condivido la cosa e vi faccio vedere. Se tu vai sul computer ti dà lo stesso problema, me l'ha dato anche a me, però poi quando apri dal PC ti apre l'opzione per acquistarli. È vero, l'altra volta infatti quando ero andato a Monza li avevamo comprati dal PC. Non usate mai il telefono per fare i biglietti, perché è un casino. Posso dire una cosa, è un casino, è fatto male il sito proprio, cioè perché sono fatti male, non perché, cioè, ma una roba il cazzo l'ha fatto, cioè veramente. Una roba su sta cosa degli scontri che, cioè, secondo me si è creato anche un po' di terrorismo generale esagerato, cioè nel senso che loro sicuramente se poi si vogliono beccare, perché lo fanno in un attimo, se vogliono, di certo non lo fanno davanti allo stadio dove ci saranno 3.000 botti, Digos, sanno che ci sono le famiglie, cioè non... Sta cosa, cioè, i derby li abbiamo sempre fatti, va bene, adesso c'è stata le ultime vicende che hanno acceso un po' gli scontri tra le tifoserie, e questo non è in dubbio. Però da lì a sentire non so quanta gente dire io non vado al derby perché è pericoloso, non lo so, cioè, a me sembra esagerato, ripeto, se devono fare le cose si vedono tranquillamente prima, dopo la partita, se sono furbi dopo, perché prima poi si sa che fa scoppiare casino, e si vedono in altre sedi, non si vedono davanti alla partita, non so se si vedono tranquillamente come la partita, come si sviluppa durante sono d'accordo. Beh, no, dopo è difficile che succeda, perché dopo li tengono tutti dentro, quindi fuori da altre parti. No, secondo me succede qualcosa. Secondo me se succede qualcosa, come è probabile veramente che possa succedere, succederà nei giorni dopo, o anche solo il giorno dopo. Sì, nei giorni dopo, comunque, anche se fosse la stessa la notte, che non lo so. Non lo fanno davanti allo stadio, cioè sarebbe un suicidio, nel senso che sanno che comunque ci sono famiglie, c'è gente che non va lì per litigare, ma lo sanno da entrambe le parti, è sempre stato così. Certo, quindi secondo me veramente si è creato un terrorismo inutile, cioè io ho sentito non so quanta gente dire non vado allo stadio perché ho paura di... cioè, pensa a cosa siamo arrivati, cioè ragazzi, no, ma è una follia per me, cioè non... poi magari la penserò io troppo, non lo so. Secondo me sai cos'è che ha influito molto, Dani? Ha influito molto il fatto che non c'è un derby da un paio di anni. Sono stati in questa crisi mistica che ancora non è finita, ci sono ripiombati addirittura peggio dopo l'esonero del maestro, che salutiamo sempre perché sapete che il maestro è sempre il mio cuore. Buonanotte. E ora c'è il professore, c'è il dottore. C'è Sottiletta adesso. E noi siamo andati fastidiosamente meglio del previsto ai loro occhi, e quindi questa cosa qua si è un po', diciamo, trasformata in un po' di tensione, secondo me. Però da lì a fare quel falso allarmismo, come dicevi giustamente tu, che sembra che sia la terza guerra mondiale, assolutamente no, non la vedo così. Comunque Max, li capisco, cioè quando sei abituato a usare 6 belini e poi te li castrano tutti e 6. Fantastico Marco! Grande Marco. Poverino, comunque, hanno preso coda e tutino e non è cambiato un belino. Poverino. Vabbè.
Ma perché sai, la cosa divertente, cioè la cosa che secondo me c'è sempre stata, gli scontri, quelli ci sono sempre stati. Ma il fatto è che dai distinti, cioè quelli che sono nei distinti, ipotesi, che vanno dentro lo stadio, se vedono qualcuno della Samp, non è che gli vanno addosso, non so, ma come farvi capire. Cioè, no, il problema si crea... Non prendono la rincorsa e gli vanno... No, ma il problema è... Gli ultras, esatto. Cioè, non... Ma gli ultras gli... sanno chi sono tra di loro. Infatti, raga, cioè, se io e Max andiamo al bar a bere il caffè e ci sono due sandorini a fianco, beh, per me possono starci benissimo come fosse normale e come dovrebbe essere, ma purtroppo è come sempre se stato. Invece si trovano due ultras, uno a fianco all'altro, magari si dicono qualcosa. Ma perché sappiamo che... È così, sì, ma però infatti, è sempre stato così, eh? Non è che prima dire, solo che non lo vedevo. Gente dire non vado, io vado con la mio figlio nei distinti, ma non vado perché se poi c'è qualche Doria, cioè ma dai, su. Ma no, ma no, poi ci sarà pieno di sono, allora, contro l'Inter, cosa, cioè, contro cosa, l'Inter. Che non hanno senso. Aspetta, quelle, senti qua, contro l'Inter. Non sono d'accordo. Contro l'Inter c'era più polizia che se fosse, cioè io non lo so se avete visto, se fosse passato il Papa a Genova ci sarebbe stata meno polizia. Sì, era pieno di camion. Voi arrivando dalla sopraelevata, io se arrivo da lì praticamente uscendo dall'autostrada c'era tutto il corso dopo la rotonda, quando si arriva giù dalla sopraelevata, io non conosco bene le zone davanti, tutto bloccato dove arrivano gli ospiti, tutto bloccato, sì, lì da, tutte le lì vie vicine, esatto, tutte le vie vicine chiuse, cioè voi immaginatevi il derby, ci sarà una quantità di polizie in giro, sì, che bloccheranno ogni accesso alle macchine, cioè, sarà un delirio. Bordello, quindi no, appena scoppia un fumo dentro lo stadio, secondo me ci sarà qualche lancio di fumogeni e qualcosa. Sì, altra quello cosa da aggiungere, quello è probabile, è però il primo derby di sempre che ne entrano due controlli, a meno che non mettano qualcosa di provvisorio, non ci sono neanche le reti, non c'è no, cioè anche è vero. Cioè, se ci pensate, anche cioè, poi ovvio che tanto adesso telecamere o cose, appena fai qualcosa, sì, sì, però telecamera, Digos ti prendono e ti daspano. Quindi però prendersi un fumo al VAR. Però cioè, io mi immagino già un gol ipotetico sotto l'altra gradinata, cosa non vola. Cioè. Quindi, nel senso, io spero che facciano dei controlli seri e non finti come fanno sempre. Sicuramente controllerò. Spero che fuori dallo stadio ci siano per davvero i controlli, perché se io posso entrare, come succede spesso, con quello che voglio, ragazzi, allora lì sì che sono problemi. Io almeno se io le bombe. Cosa entri? Basta. Io sono in nord. La roba che hanno requisito a Pierpaolo, forse. Esatto, no, perché, capisci, se tu mi entri dentro con fumogeni, no, vuol dire che entri con qualcosa di sospetto. No, io al massimo una bottiglia d'acqua nei distinti, cosa vuoi che porti? Prestatelo. Voglio dire, voglio dire, vabbè, basta, dentro lo stadio non ti controllo. Voglio lanciare quindi una provocazione, basta. Adesso, cosa entri nello stadio. Adesso ultimamente avete notato che hanno riammesso, non so per comodità o altro, di nuovo le bottigliette anche dal bar, mentre prima ti riempivano tutto il bicchiere di carta, questo, e dovevi portare il bicchiere. Adesso di nuovo c'è la bottiglietta. Non so, non so negli altri settori, ma in nord lo fanno ancora. Lo fanno ancora. In sud sì, hanno ripreso invece a ridarti la bottiglietta, magari, da un paio di partite. Prima ti davano tipo tutto il bicchierone d'acqua. Al derby le danno di vetro direttamente, per far così, per divertimento le danno di vetro. Per volare. Poi ragazzi, non so, viene di alcol anche al derby. Non so come siano i controlli dalle altre parti dello stadio, ma in nord, cioè veramente, nel senso, puoi entrare con 10 kg di tritolo che non ti dice un cazzo nessuno, cioè, nel senso, quindi secondo me sicuramente cercheranno un minimo di più di, non lo so, sì, cioè. Cioè, ma anche me lo auguro, cioè il minimo. No, ma per comunque, forza. Comunque ragazzi, tornando... Ecco, vedete, Pinguino dice che a lui, anche a lui, contro l'Inter l'aveva andata in bottiglietta. A me, ad esempio, invece l'aveva andata col bicchierone di carta. Comunque le bottigliette, secondo me, anche le toglieranno e no, daranno di nuovo, sì, tutto in carta. La riempiono davanti. No, dalla prossima stagione ti porti il bicchiere da casa, se vuoi. Meglio. Così si risparmia. Così risparmia. No, aspetta. No, detto, dice non gliel'hanno data. Esatto, sì, sei corretto. Cioè, ma no, il bicchiere pieno da casa ti porti, eh? Così. Proprio tutto pieno, dici tu? Tutto. A questo punto lo riempio di cosa voglio io, non lo riempio di acqua, però. Certo, no, beh, quello non lo so. Riempilo di cosa vuoi, però tu arrivi col bicchierino, ok? E quello devi bere, non puoi bere altro. Ovvio. Lo puoi venire meno così, ai ragazzi, comune, ai tuoi doveri. Ragazzi, siamo 131. Sì, a parte quello, già. Come la numero non casuale quest'anno, ma i dettagli. Ma a parte quello, no, volevo dire una cosa.
che comunque, come diceva prima, come diceva prima Bast, e sono completamente d'accordo, io credo che comunque ci sia una logica, nel senso, non credo che appena ti vedono che sei un tifoso dell'altra squadra ti vengono addosso, cioè sei nei distinti, sei tranquillo. Un conto è ti metti lì quando vedi che stanno arrivando quelli delle gradinate, che li vedi in mezzo, è ovvio che non ti devi buttare in mezzo con un deficiente. Però tu hai la faccia violenta, secondo me te ti prendono, ti hai quello sguardo un po' cattivo. Dico, guarda, ora ti faccio una battuta. L'altro giorno ero, era col, cos'era? Aspetta, quello col Verona, ero con gli amici dei Figi, che mi sono messo sempre lato nord, anche se in realtà ci ha messo il lato sud, noi disabili, ma dettagli, e c'è uno dei Figi che dice sì, ma non far casino, te, mi facevo, ogni 5 minuti arrivava a rompermi con la stessa battuta tua, quindi, cioè, anzi, salutiamo anche Ma perché ce l'hai lo sguardo, bisogna stare attenti, mi sa, ha proprio quello alla faccia, proprio lui, dimmi, di quello che vuol piantare grane subito. Sì, certo, lo vedi. Contaci. No, perché problemi c'hai? Anche Pastore ce l'ha un po' quella faccia lì, quello che appena è... Scusa, non ho capito. Anche tu ce l'hai un po'. Attento almeno, cioè, mica. Un po' tipo da che entra allo stadio e dice, oh, ma che c'hai con Palladino? Che problemi c'hai con Palladino? Lasciami stare Raffaele Palladino, dai! Ma dai! Vabbè, ragazzi, io alla fine... Io dico, secondo me, grazie che c'è il derby, insomma, no, è comunque certo. un bello spettacolo. Ma attenzione, chi è arrivato? 9, e tra poco saremo 10 e secondo me l'ambiente, anche se è terribilmente attaccato alla webcam, vai un po' indietro. Accati un po', vedi? No, e mettiti in orizzontale, non in verticale. Tecniche. E poi direi che, vabbè, io lo farei certo. Entrare. Fallo entrare qui adesso. Mentre sta smanettando, è una figata. Sì. È tutto sto. Guardatelo, ragazzi. È di un'ignoranza, questa ignoranza genuana incredibile proprio. Sta smanettando. Ciao, Edo, benvenuto. Che facevi? Direttamente passavi, dalla Luna. Passavi di qui e volevi. Passavi di qui e volevi salutarci. Che è Edoardo che no, Edoardo sei Edo, Edo che fa casino, Edo fai casino. Sei collegato dall'Islanda? Sì, è andato a fare l'avvocato. Vai. Riprova. Parla. Edo, adesso mi sentite? Vai, chiaro, sì. Pensavamo che fossi in corte d'appello di primo grado, che lì c'è poca ricezione. Invece no. Hai ragione. No, volevo fare i complimenti alla Samp per aver vinto il derby. Bravo Edo, bravo. Applausi. Bravissimo. Applausi. Mettiamo subito un po' di applausi. Rifalla bene, Edo, vai. Complimenti alla Samp. Complimenti alla Samp per aver vinto il derby. Volevo anche dire una cosa. Oggi ho sentito un mio amico per sapere se fosse venuto al derby. E ed è Doriano, ha già tenuto a dirmi che è un derby inutile. Ha già messo le mani avanti. Certo. Beh, lì, ma è quello. Vabbè, ma se lo dicono, ci fossero derby inutili. Però se vincono, non è più inutile, immagino. Secondo voi? No, quello cambia. Farà turnover a diventa utile. Sì, a Genova, contro Bolzano. Ripeti, Marco, c'eri un po' di voci sopra. Secondo voi il turnover? Fa turnover? No. Sì, ragazzi. Deve vedere. Dici il dottore? No. Marco, ma perché te ne accorgeresti della differenza? No, nessuno se ne accorgerà. Vedi che ce l'ha le provocazioni. Magari vincono. A me, Marco, sai cosa hanno detto? Che hanno iniziato a fare la collezione punti della COP. Però ne hanno pochi, allora... Però ragazzi, voi ci ridete schiacciate. Ma secondo me a Cosenza non hanno messo tutino per quello, No, a me hanno detto che non l'hanno messo perché a Cosenza non andava coi tifosi, però magari... Però intanto si è portato avanti il dottore. Però gioca ancora una giornata prima del derby. Domani poi hanno vinto facile a Cosenza, quindi non gli serviva, capito? Ma hanno su Tirol adesso, scontro al vertice. No. Bolzano, Bozen, non sbagliate. Posso dire uno dall'altro, dall'altro. Benica così. Secondo me adesso loro pensano tutto in questo momento. Posso dirvi, ragazzi, che il primo derby di stagione l'hanno già perso? Ma così è il loro ultimo problema. Sì. Sì. Sì.
Sì, comunque non faranno mai né turnover né cose. Cioè, non ce l'hanno da fare turnover. Loro comunque... cioè, devono ora, nel senso... Loro guardate, la mia prediction della Samp, visto che si sono lamentati in tantissimi, è che secondo me al derby vorranno assolutamente e metteranno, Sottil metterà, Kasami. Questo è il mio... è la mia prediction. Ma, che ha giocato molto poco. Per loro paura. Può essere, c'è anche un qualcosa per ribaltare la stagione, cioè, anche se non conta nulla in campionato, cioè, loro verranno da morale col coltello fra i denti, la partita dell'anno, cioè, soprattutto perché cioè, mai come ora gli può servire riavvivare la piazza. Gli può servire, adesso. Però ci vogliono anche delle qualità per farlo. Perché infatti sto dicendo l'idea è quella. Sì, perché giocassero i tifosi forse sì, se giocano i giocatori... Posso lanciare una provocazione? Non lo so. Ma se giocano i tifosi non so se arrivano a 11 però. Questa è un'altra percezione. Lancio io una provocazione. Mi sento giocando con gli abbonati, giocando con gli abbonati giocano con 10.000 uomini in meno allora. No, però capisci, c'è a parte che secondo me qualcuno salta. Vai Thomas. Adesso vado a prendere l'arco e le frecce. Voi preferireste vedere procedere la Sampdoria a fine anno o perdere il derby? Cazzo, io rispondo come risponderebbe Dimitri, tutte e due. Tutte e due. Ma ti dico, sì, ti ma dico così c'è che è facile, uno o l'altro. Ti dico la verità, Marco. Scegli. No, ti dico la verità. Vincere 500.000 euro o 5 milioni? 5 milioni, quindi. Questo è no, ovvio. Io vincere il derby, ma se non vengono in Serie A va benissimo. Beh, oh, io la risposta di Basta no, retrocedono in C. Ci voleva il maestro per andare in C. Se lavorava tranquillo, secondo me li portava in C. Vi dico una cosa. Anche con quest'altro. A me, ora far pronostici su di loro è raro che li faccio perché non me ne occupo mai. Però, raga, secondo me quest'anno è un po' come l'anno scorso, cioè li aiutano finché riescono, ma tanto non li fanno salire. Punto. Dimitri, però c'è anche un'altra cosa da dire. Io non so se avete guardato la classifica di Serie B. Loro sono ultimi, sono a 7 punti dalla seconda. 7 punti. Ragazzi, cioè, dove Marco, anche noi siamo a 5 della prima, se per quello, ma non c'entra niente. Ho capito, però siamo nella classifica. Ragazzi. Sì, no, ma capisci cosa voglio dire. La Serie B è così. La Serie B è così. No, ma dico la serie B è così, lo Spezia quando sta lì. Segnalo un rigore sbagliato di Retegui. No, do cazzo. Noi comunque purtroppo la B l'abbiamo vissuta recentemente e poi è andata bene. Cioè sappiamo com'è, sì. Raga. Cioè ci sono veramente magari ci sono 8 squadre nell'arco di 3 punti, cioè te ti ritrovi dopo 3 partite da essere in zona play-out a essere quinto. Ma la cosa, però una cosa, quindi eravamo fare valutazioni adesso, cioè obiettivamente la Samp ha l'attacco più forte del campionato. Sulla carta. Alto, sulla carta. Come resa finora. Vabbè, no, certo, raga. Però... ha l'attacco più forte del campionato perché è un dato di fatto. Ora hanno preso anche il portiere, l'allenatore comunque uno che recentemente ha allenato in A, cioè sulla carta hanno tutte le carte in regola per salire, perché ragazzi se guardiamo le altre squadre della B c'è da mettersi le mani nei capelli. Ragazzi, non hanno un gruppo secondo me. Ma sicuramente è una situazione non facile. Sono d'accordo con Dimitri. Il gruppo della Samp non lo vedo bello coeso e bello come quello del Genoa, per esempio. Però posso dire una cosa in Serie B, ragazzi? In Serie B, quando c'eravamo noi, Frosinone irraggiungibile, Bari fenomenale che non potevi sbagliare. Su Tirol, se non sbaglio, che le dava a tutti. Cioè, sì. C'erano una sfilza di squadre che non perdevano veramente quasi mai punti. Poi a fine anno li hanno persi. Però guardate che anche l'anno scorso, le prime due, non è che a parte il Parma, le altre, fino all'ultimo era un su-giù. Avere due che vanno sempre su. Sulle squadre big ha deluso le aspettative, nel senso che il Sassuolo se la viaggia a metà classifica. Il Frosinone è penultimo.
sì, la Samp è ultima e non stanno assolutamente rendendo. Però come, scusate, come dico solo una cosa, che noi, soprattutto da quando è arrivato Gilardino, va bene, sono d'accordo, ma noi in Serie B eravamo più gruppo di loro in Serie B l'anno scorso anche. Cioè, il punto è questo, cioè che in B, se non sei un gruppo ma hai solo i buoni singoli, puoi fare fino a un certo punto. E però ragazzi, prima io ho lanciato con l'avvenire dei risultati, cioè, lanciato, Dani, io prima ho lanciato una previsione bella provocazione quando ho detto li aiuta finché riescono. Ma perché ho detto così? Perché abbiamo visto proprio con Bari e Frosinone, che tu hai citato, quando c'eravamo noi in Serie B, che c'è stato il momento in cui li hanno aiutati fino ad arrivare a dove volevano farli arrivare. Poi il Bari, dopo che sono arrivati ai playoff, hanno mollato e se la sono dovuti. Come ho goduto, Madonna. E se la... Con la Sampdoria l'anno scorso hanno fatto la stessa identica cosa e quest'anno fidatevi che sarà più o meno simile. Però ragazzi, è vero che sentivo voi tra Albert che Alberto lì che non mi dava retta, maledetto lui. E, no, senti, è vero che Albert, che c'hanno tutino, coda, è vero, ma se a uno dei due gli viene il cagotto sono nella merda. Sono finiti. Devono sperare che il nostro Ciccio Pasticcio Coda tenga botta fino alla fine, perché se per sbaglio a questo gli viene veramente il cagotto, non so chi segna nella Sampdoria. Poi è abbastanza robusto. Il loro problema, ora vabbè, non gli hanno funzionato certe cose, ma è la difesa. Cioè, in è momento. Quello, sono scarsi grammi dietro. Pigliano gol con una facilità. Però se vuoi vedere i nomi dietro li hanno, perché Silvestre è un portiere da... No, adesso sì, però sono arrivati all'ultimo, cioè adesso secondo me si integreranno e sicuramente le cose miglioreranno, perché la Samp non c'è anche a dire che ha iniziato il campionato in bici, comunque. No, comunque ragazzi, Coda ha due anni in più. Volevo sentire Chris cosa ha detto. È appena iniziato il campionato, cioè certo, è ancora lunga. Però giustamente è anche giusto dire che, come faceva, è un ragionamento che io ho condiviso con Sottil, che bisogna cercare adesso per loro di recuperare un po' di punti, perché se no si allunga sempre di più. Nel senso che va bene sbagliare delle partite, ma non ne puoi sbagliare a raffica in continuazione, perché il tempo passa. Scusassero loro amici, ma potremmo parlare di Genoa e non di quegli altri. Stavo pensando anche io. Una cosa. Ne abbiamo già parlato pure troppo di quelli. Ci parliamo a maggio, quando c'è il Giro d'Italia. Ora parliamo di Genoa, dai. State parlando continuamente della formazione della Sampdoria, ma io che cazzo ne so della formazione della Sampdoria? Bravo! Cioè, ma veramente, sapere della Sampdoria. Però un meme sulla Samp ce lo devi fare, Tommy. Un meme ma sulla non lo Samp so, cioè, ma a parte la maglia più bella del mondo, il meme classico che gli puoi tirare fuori, beh, il derby sicuro, no, se vinciamo di sfondo di meme. Thomas, hanno anche il 31 novembre loro, ricordatelo. Ho capito. Ora farò qualcuno, ma ragazzi, io sono non sono esperto della Samp, cioè sono proprio questo non è una cosa negativa. Ha gasato, guarda Pier come ti fa così. Sottoscrivo. Però già, Max, già Ste prima ha detto la Samp non sale, se non sale fa un buco da 50 milioni. È un refrain già dall'anno scorso questo, ragazzi. È un refrain già dall'anno scorso, non dico altro. Perché è la stessa frase dell'anno scorso. Speriamo che gli facciano... Guarda, se n'è andato Gianluca, basta, se n'è andato via. Basta per la Samp, già ce l'ha, se n'è andato. Tra l'altro c'è il fantasma, vedi? Guardate come lo inquadro. Intanto abbiamo perso... Edo lo abbiamo proprio perso, era in una cantina, dov'era che non c'era ricezione? Edo sta trasmettendo dagli anni 90. Ha preso il posto dell'altro. Ha preso l'eredità del muro. Dalla bar di Genoa Verona sta trasmettendo. Ha preso l'eredità del muro, Pier. No, dall'altra cosa. È venuto a controllare se la sala bar funzionava. È a casa del muro. Comunque col Venezia, quindi chi è che di voi, spero che qualcuno ce l'abbia, ha aggiornato quindi il dato degli infortuni? Non ci sarà Miretti sicuramente, allora, Messias. Aspetta, ce l'ho. Io ce che l'ho. Miretti recupera. Sentiamo Dimitri. Perché io prendo questi dati da gol.com e poi li metto nel video che faccio settimanalmente. Secondo gol.com non ci sono da valutare o infortunati. Messias, Miretti, Norton, Caffi e Zanoli. Quindi chi non tornano? Cioè i soliti. Bani dovrebbe essere rientrato al 100%, ma secondo me ancora non so. Allora, Messias mi dà fine settembre, Miretti fine settembre, inizio ottobre per Norton,
e Zanoli fine settembre. Questo quello che dicevo, gol.com. Okay. Allora, io da quel che so, questi giocatori qua in teoria cercavano di rientrare per il derby, cioè per Venezia erano semi esclusi, a meno che non ci sia un in extremis un recupero così, però secondo me a Venezia questi non c'è nessuno, cioè, no, quindi, secondo me anche. Quindi che comunque sono tutti, cioè, quindi formazione formazione dell'altra volta praticamente con Vitigna e formazione della Roma con Malinowski al posto di Torsby e Anscuda e Vitigna al posto di Ekubo. Ok, allora sì, secondo me. Edoardo, magari ci sei? Chi vorreste recuperare del derby che quegli infortunati che abbiamo, visto che si parla di fine settembre, il che potrebbe Max, voler dire. Aspetta un attimo, c'è Marco che diceva qualcosa su Pianeta Genoa, vai Marco. Pianeta Genoa scriveva oggi che recuperano sia Norton che Bani per Venezia. Norton sarebbe bello. Norton da non sarebbe male. Norton da vedere se capire chi è. Norton, io l'ho visto, L'ho io visto. Non conosco l'antivirus, però so se anch'io. Però Luca Pastore, Luca Patrone, scusate, diceva, ma con Norton cosa aveva? Gual.com parla di problema a un piede, poi non so cosa voglia dire. Vabbè, che per giocare a calcio non è cazzo telefono. Non serve a niente, hai ragione. Guarda Winter. Norton è un bel, cioè io ho visto un po' di video cose, è bravo, sì, è buono. Un gran strapotere fisico. Norton Gaffi è uno che gli piace puntare dall'esterno verso l'interno, usa entrambi i piedi molto bene, quindi è uno che distribuisce più pallone di Spence, è più forte di Spence. Spence aveva più rapidità di Norton Caffi, ma Norton Caffi è proprio il giocatore che quando parte ma... e decide di puntare tipo toro gli si aggrappano addosso, sì, ma si sta allenando. Fermi un attimo, qualcuno di voi toglierebbe Stefano e il football Sabelli dalla fascia? Assolutamente no. Pochi devo bloccare di voi, assolutamente no. Ma scusate, ma Norton si sta allenando? Perché sì, sennò non sì, gioca si col sta bene. Allenando da quello che diceva l'altro giorno. Da quello che diceva l'altro giorno, sta già ripreso ad allenarsi da qualche secondo settimana. Voi non è che mette, vabbè, domanda un pochino retorica in realtà, Spenso di no e Crespero di no. Non è che mette le ali perché la Coppa Italia al derby. Sì, lo metti sicuro, lo metti sicuro in Coppa Italia. No, perché non vi piace le ali, ragazzi? Perché le ali al portiere di Coppa Italia, vedrai che lo mette. Anch'io sono d'accordo con Gian. Sì, ma ho fatto un'altra domanda, perché non vi piace le ali? No, ma infatti in Coppa Italia va benissimo. Io non ho detto che non mi piace le ali, io ho detto che al derby metterei Gollini, punto. Cioè, vi dico una cosa, ragazzi. Questa cosa, la domanda di Max, in realtà, perché non vi piace le ali, io la farei a quelli che vinciamo col Modena in Coppa Italia l'anno scorso, è comunque un deficiente perché ha preso 2-3 gol, 2 gol quanti ne aveva presi. Poi perdiamo a Bergamo, è diventato un dio. Cioè, questa vorrei capirla. Come allora, sempre pieno di gente che giudica... No, però la domanda quella che ha fatto Max la farei a loro. Perché allora, ragazzi, sulle ali posso... Mi prendo la briga, forse con un po' di arroganza, di rispondere, perché, come tutti sanno, ho giocato in porta per tanti anni, anche a ottimo livello, quindi di portieri sono parecchio esperto. Le ali è un portiere che, a differenza di Gollini, non è, o a differenza di Martinez, è molto più pesante fisicamente, ha un tipo di impostazione diversa, però c'è da dire che in porta è molto efficace, non è stilisticamente un super uomo, per intenderci, però ha dei limiti soprattutto sul discorso dei piedi, mentre rispetto a Gollini nelle uscite le ali è molto più sicuro perché fa valere la sua forza fisica, quindi dobbiamo mettere sulla bilancia il fatto che Gollini ancora sulle uscite non ci abbia capito niente purtroppo, con un Leali che invece coi piedi, e se vi ricordate anche in Coppa Italia stava rischiando di farci 2 gol perché perdeva 2 palloni, rispetto a Gollini è 5 passi in meno. Io lo metterei, nel senso che un buon portiere non mi ha mai deluso, posso dire la verità, guardandolo da portiere. È ovvio che se mi dici Gollini secondo te è meglio, se Gollini anche soltanto iniziasse a uscire un po' meglio, non ho detto tanto, un po', ci sarebbero due livelli diversi.
Signori, ricordiamoci che l'importanza del derby è importante, lo capisco, ma è sempre una squadra di Serie B, eh? Quindi comunque, anche se metti le ali, non puoi pensare di dire ma con le ali posso rischiare, perché comunque rimane una squadra di Serie B. Capisco l'importanza che ha il derby, ma è una squadra di B. E quindi dobbiamo valutare il Genoa, che è una squadra di A, con un portiere come le ali, che secondo me in Coppa Italia contro una squadra di B può giocare tranquillamente, dai. Guardate cosa ha messo, Tom. No, visto. Posso dire che... Non è scendere né salire. No, io capisco. Secondo me le ali è più adatto, perché questi in area di rigore non entrano facilmente, andranno molto di più al cross dalle fasce, quindi secondo me un portiere che esce, che sa uscire, è più funzionale, secondo me. Sono d'accordo con Pierre. A prescindere, non so chi l'abbia detto, ma secondo me hanno proprio... Cioè, lui gioca in Coppa Italia e Gollini in campionato. È una gerarchia, Quindi secondo me, a prescindere dalle valutazioni tecniche, che è giusto farle... La gerarchia è giusta, Dani. Quello che volevo far trasparire soltanto è che non prendiamo il fatto che giochi le ali come Belin gioca le ali, ci pigliamo 5 gol. Ma guardate che avere le ali come secondo potrebbe portiere. Giocare in altre squadre di Serie A le ali, senza problemi, lo dico. Mi ricordo che il portiere, secondo me, cioè, comunque è tanta roba, nel senso che per la dimensione che per ora siamo noi, le ali è ottimo. Cioè. Io fra l'altro mi ricordo l'anno della B, quando siamo saliti Genoa-Ascoli. Ricordate quando ha parato rigore a coda e poi ribattuta, gliela ripresa di nuovo, e aveva fatto una gran partita anche lì. Cioè, comunque è uno che ha dimostrato, poi vabbè, ovviamente Serie B è diverso, però ha dimostrato molte volte che la sua la può dire. Comunque, parere professionale, Gollini in porta mi dà un po' più di sicurezza. Ecco. Anche a me è uguale. Forse per lo status che ha, per la carriera che ha dietro e tante altre cose, e secondo me potrà far bene con noi. Però secondo me, se gioca le ali, cioè, me ne sto. Prendiamo 7 gol. Due cose, scusate. Bravo, le ali. Una, hai detto, l'hai accennato tu, Dani, comunque è un giocatore che ha una carriera straordinaria, ha giocato all'estero. Io mi ricordo quando è uscito come giocatore, era paragonato addirittura, è stato uno dei tanti che dovevano essere eredi di Buffon, poi parli di Gollini, però no, le ali. Sì, le ali, però è un gran portiere. Due, altra cosa giusta. Sai qual è stato? Vero, secondo Marco, portiere. Ti interrompo. Fai finire, poi ti lascio. Vai, finisci. Seconda cosa che hai detto giustamente, avere un secondo portiere come le ali è un lusso. Il Milan martedì contro il Liverpool ha fatto giocare un ragazzino di 19 anni come secondo portiere. Quindi lecchiamoci le dita. 2005. No, vabbè, aspetta, però loro c'hanno Sportiello che è infortunato, come ho capito. Quello è il terzo, eccolo qui. Le ali, terzo è meglio. Eccolo qua. È lui. Qua le ali. Questa è una foto di le ali. Adesso le ali ha le mani esattamente lunghe, così tra l'altro. Intravedo un derby. Le mani, intravedo un derby killer lì. Da ma questo parte. è il Brazzers FC Nick? No, è la squadra di le ali. È una foto di le ali. Il Brazzers FC. Quello, mamma mia, Lucas. Intravedo il derby killer lì. Attenzione, è lui, ragazzi. Ora lui. Che vediamo. C'è bisogno di lui. È venuto a portare la benedizione. È passato, è passato. Ha messo la foto col bimbo davanti alla Nord. Lui ha messo mi piace anche al reel dello stadio, dei gol che abbiamo fatto. Vedete quello che dicevo prima, un giocatore come lui che viene ricordato... un derby di tanti anni fa, perciò vi dico, ragazzi, questa partita è importantissima vincerla. Comunque la raga aveva fatto anche bene, come non era malissimo, non aveva di pidire. Ha fatto un gol contro il Bologna, poi ne ha fatti due contro il Dore, cioè di gol mi pare. Sì, ci ricordiamo ancora gol di Marciano Vink. Comunque al di là del... Tutto lo ricordi, io non l'avevo mai sentito. Al di là del vincere il derby. Anche Miura, bravi. Per la cosa cittadina. Miura sì, già più facile. Però cioè, poi anche a livello di carica emotiva per il gruppo, che già ne abbiamo perché è un gran gruppo, però veramente, cioè, secondo me è importantissimo, come dite tutti, ma cioè, più che
oltre ovviamente per la rivalità cittadina, ma proprio per noi, per il nostro campionato, cioè per i ragazzi, per, come dite voi, ci sono molti che è il primo derby che giocano, Gilardino, penso ai vari Vogliacco, c'è cioè gente che comunque la maglia si tiene, che ci può dare veramente poi una bella spinta, cioè, quindi è importante più per quello, per quanto mi riguarda, sì, che per vincere, per la rivalità cittadina in sé, ecco. La butto lì, tra l'altro. Ve lo immaginate se Vitigna, che tutti dicono non segna, non segna, glielo mette a derby, vince anche un gol di Vitigna. Sarebbe la più dura. No, magari, Pelin, sarebbe magari. Ci metterei Vitigna, la firma adesso. Tripletta di Vitigna. Ecco, potremmo parlare un po' Vitigna di Vitigna. Coni de Winter. No, ma io godrei su Vitigna più che altro perché tutti e non segna, non segna, non segna. Scusa, devo... ma scusate, perché non aveva visto prima... Non aveva visto prima Edo perché era... Edo, mi sono preso le mie responsabilità, guarda. Scusa, Coni. Mamma mia. Aspetta, non so immaginare se Coni segna al derby, Max si deve nascondere. Dato foglio sporco d'olio, ci hai mangiato la focaccia sopra. Guarda, sì, cioè, l'ho mangiato prima mentre stavo mangiando, l'ho scritto. Bravo, era proprio la focaccia, hai indovinato. Luca Coni, immaginavo. Ti perdono, Max, ti perdono. Perdonatemi, comunque, ragazzi, sapete che vi voglio bene, lo faccio solo per scherzare. Comunque, dicevamo invece su Vitigna, è un argomento che mi interessava molto, ragazzi. Dicevo, su Vitigna sarebbe bel colpo fare appunto una cosa di quel tipo. Ovviamente speriamo che segni anche col Venezia, però sarebbe forte invece che segnasse la prima nel derby, così comunque viene ricordato, come ha detto prima Pier, perché sarebbe impossibile non ricordarlo se così succedesse. E a quel punto voglio vedere tutti quelli che hanno criticato fino al giorno prima cosa devono fare. Comunque non so se avete visto l'intervista che gli hanno fatto, cioè lui gli serve proprio lui come carica, cioè anche un gol nel cazzo, c'è anche un gol a porta vuota, non so come dire, cioè proprio perché secondo me l'idea, se segna nel derby ne fa almeno 15 poi in campionato. Cioè, sono d'accordo. Non si ferma più. D'accordissimo, lo dicevamo io e Pier, lunedì proprio, che se segna nel derby, ciao Vitigna. A me dà proprio l'idea. Quindi ci hanno fatto la FIFA, dai. Ma non so, io lo dico, poi mi clippate e ci vediamo a fine campionato. Io sostengo Paolo Pierpastore. Ho stato io a sostenerlo. Comunque, Ho stato io a sostenerlo. Non so voi, ma a me dà l'idea di avere una fame quel ragazzo. Cioè, al di là che... Allora, secondo me ora è in quel periodo in cui lui vuole dimostrare. Perché... Speriamo che sia fame di calcio e non di altro, dai. Se no, merda. Se no, poi mi ricorda Zelov lì, che andava per Musa e siamo rovinati. Vabbè. Ragazzi, sapete chi poteva portarselo dietro? Poteva portarsi dietro il muro rosso-blu che loro... sono i marcatori stretti, lo sai come. Eccolo, ha scritto Ciccio Lodi per lo 0-3, quello che stavo dicendo io di punizione. Tra l'altro è un... no, quello eravamo in trasferta. E tra l'altro, parlando di statistiche, questo non so, mi è uscito a caso, il derby non lo vinciamo in casa, escludendo la Coppa, non so se la Coppa Italia era in casa o era in casa della Samp. Quello 3-1 di Scamacca. Ma era in trasferta, però mi sembra. Era fuori, mi sembra che era in trasferta. Non mi ricordo. Noi non diciamo un derby in casa, mi sembra dal 2011. Guardateci, poi mi dite Nick, se è vero. Tecnicamente loro sono sempre in trasferta. No? Quello è vero. Ma loro sono gli ospiti. Cioè. Quello è vero. È il famoso derby di Boselli, tra l'altro, quello che l'ultimo che vabbè, vedete voi, l'ultimo in casa. Applausi per Gian, questa ci stava. Comunque volevo dire qualcuno fa un del genere e poi gli ultras si picchiano a fine partita, io te lo dico. Cosa? A quello che ha detto Gian, no? Occhio che... Se no poi si picchia alla fine partita, Comunque volevo tornare su quello che stavano dicendo su Vitigna, che, cioè, secondo me ha un potenziale enorme. È in quel periodo lì che, come dicevo, vuole dimostrare tantissimo, perché ha proprio quella voglia di riscatto, no? Perché, sì, cioè, voi lo saprete tutti, ma lui il Marsiglia aveva pagato 33 milioni che... Lo voleva mezza Europa, Vitigna, quando ha fatto quella stagione là in Portogallo. Quindi a volte lo vedo che... Ha scambiato per l'altro, pensavano fosse quello del Parì. Madonna, che fenomeno quello. Vabbè, comunque, dicevo che lui, cioè, a volte si vede che vuole quasi strafare, cioè, a volte ha la giocata semplice... Poco lucido, a volte. Bravo, cioè, a volte... Per la voglia di strafare. Ragazzi, sapete...
ha ancora 24 anni, occhio, cioè è anche giovane, come giocatore. Sai cosa potrebbe aiutarli molto, secondo me? Vitinha in primis. Giocano ancora tutti e tre, dico perché ci metto dentro anche Messias, giocano molto scollegati. Lo dicevamo con Pier l'altra sera, c'è poca interazione nel reparto. Abbiamo giocato meglio, togliamo che non ci fosse Messias, che con Messias si gioca comunque meglio che al posto di Torsby. Ma nel caso che ci fosse Messias, di stare molto più collegati, con Pinamonti anche leggermente più indietro, perché fa un ruolo diverso da come, da come lo svolgeva Retegui, che non era in grado di andarsi a prendere dei palloni e distribuirli. Secondo me, molto più ravvicinati potrebbe essere proprio Vitinha, l'uomo dell'ultima zampata. Che questa è una cosa, questa è una cosa, Max, che io ho un po' intravisto a Monza. Cioè a Monza, Pinamonti, prima partita, comunque è andato spesso a farlo. Mi ricordo tipo l'azione con cui ha scambiato con Messias e Messias è andato in porta e ha tirato fuori. Cioè, lì ho intravisto qualche sprazzo di giocata, la punta che viene incontro, scarico, giocata di prima, la mezzala che si inserisce. Cioè tutte queste cose qua. Come dici te, secondo me se riusciamo a trovare quella armonia offensiva che ultimamente magari c'è un po' mancata, e riusciamo a essere anche più... Allora, Messias... Dai, chi è che stava parlando? Che lo metto... Stavo dicendo che poi ovviamente bisogna buttare la palla dentro. Cioè, pochi cazzi. Vai, Pier. No, torno subito. Ragazzi, vi posso fare una domanda? Vi posso fare una domanda? Ah, che vabbè, la prendo dalla... Una sola cosa. Vai, finisci. Che confermo statisticamente il discorso 2011 che faceva Basta, è l'ultimo derby in casa che abbiamo vinto, era quello. Te lo confermo. Sì, l'avevamo controllato io e Nick. Nick, eravamo in live io e te che l'avevamo controllato, che ce l'avevamo messi lì a guardare, che era 2000, eravamo io e te, Mauri. Era 2011, mi pare, l'ultimo. Io l'ho detto lunedì 2011, sera in diretta, l'ultimo. Quindi più o meno. Confermo. No, vabbè, era una conferma che volevo darvi, visto che stavo controllando. Beh, sfateremo questi 12 anni e mezzo di digiuno casalingo, allora. Potrebbe essere la volta buona. Avete seguito? Vediamola in positivo. Ancora. Penso di sì. Rabiot, che è andato all'Olympic Marsiglia. Mm-hmm. E secondo me è il prossimo acquisto del Genoa, visto che i rapporti con l'Olympic Marsiglia. Con Marsiglia va bene. No, invece, ragazzi, sono idilliaci. Deve floppare al Marsiglia e lo prendiamo noi. È probabile. Più c'è la madre che ti chiede 2 milioni solo per parlarle. Quello. La madre c'è la tromba. Io ho sentito un zangrillo, qualcosa sotto con la madre. No, ragazzi, quello che chiedevo io a voi tutti, cosa ne pensate? Che l'ho visto nella chat. Boinen, questo oggetto misterioso che ora finalmente l'ha messo dentro, no? Che infatti quando ho visto che lo stava mettendo ho detto ma se è sbagliato, secondo me ha sbagliato perché è impossibile. Ma io ero contento. Sì, no, è vero, anch'io, però per Gilardino Boinen secondo me è come, non lo so, una zecca che dà fastidio. Il discorso perché non lo di Boinen mai. Mi tocca nell'orgoglio proprio, cioè Boinen io mi sono seguito, io ero un giocatore che già mi piaceva a Salerno, chi frequenta il canale Riguardo il Genoa con papà sa quanto io ho sempre spinto per Boina al posto di Badel. A Moena era all'interno di tutti gli schemi dei titolari. Infatti lo strano è quello. Poi è scomparso di nuovo. E addirittura io avevo visto Gilardino che con molti non aveva la confidenza che aveva con Boinen. Segno proprio che lo voleva mettere all'interno di un certo tipo di sistema. È iniziato il campionato, è scomparso Belì, che quando io l'ho visto domenica ho detto ha messo Boinen, ho detto ma che cosa è successo, è un miracolo. Voleva di Dio pareggiare. Quindi ha fatto tra l'altro 2 o 3 palle estremamente interessanti. Ragazzi, avrà ciullato la moglie, che cazzo devo dire? Belì, è impossibile. Cioè, ha preferito ora, tutto rispetto, ha preferito Cornero mettere piuttosto che Boinen, Cristo, col Verona intendo. Mi sembra assurdo che uno come Boinen non possa neanche fare 5 minuti, ha fatto 8 minuti in 4 partite, io non lo so, gli starà sulle mani. C'è anche il discorso... Boinen. E Badel per Gilardino è come neanche dire suo figlio, forse. Sì, Dani, però al 70esimo questo, ecco, alla canna del gas. Ma io guarda, a me mi trovi anche prima. Cioè, anche prima fa la differenza, però veramente, cioè, ci sono delle volte che lo vedi che cammina, non ce la fa, e comunque ti ritrovi poi con l'inferiorità numerica a centrocampo, perché appena loro poi ti saltano l'uomo.
La mezzala che si inserisce c'ha la prateria. Non è un tempo. Adel ha un grosso vantaggio, che lui riesce a supplire sul discorso del fiato, spesso con la sua esperienza. Il gol che ha salvato contro l'Inter alla Cristiano Ronaldo, per intenderci. Tu sai già dove arriva il pallone e ti posizioni lì. C'è da dire che si crea un buco enorme, soprattutto nelle ripartenze, perché lui non gliela fa proprio fisicamente a dare quella velocità che invece Malinowski, quando è entrato, l'avete visto. Ho capito, Max, però il tuo unico sostituto di Badel è Boinen, che non lo fai giocare neanche 10 minuti da dire vediamo cosa fa questo qui. È assurdo, capisci? Sembra uno scarso. Se uno ci sente di un'altra squadra pensa che Boinen sia uno scarsone e non lo è, era un giocatore che a me piaceva già a Salerno. Io ho capito perché non fa giocare, lo so io perché non fa giocare Boinen, perché ha preso il padre in realtà, che è Lars Boinen, che era un nazionale norvegese degli anni 90. E c'ha 40 anni. Invece che portare, che tra l'altro assomiglia a Spad di Trainspotting, il padre, non so se ve lo ricordate. Uguale, la controfigura. Quindi probabilmente si sono sbagliati, invece che portare il figlio hanno portato il padre e... Che fra l'altro l'unico che ha più anni di Badel, peraltro. Fra l'altro, Gian, mi collego a quello che hai detto te, che a volte, piuttosto che mettere Boinen a Malinowski, che è stato spesso in panchina, piuttosto metteva Malinowski e arretrava Frendrup da mediano. Bravo, cioè, piuttosto bravo. Che dire faccio il cambio ruolo per ruolo, che poi ragazzi, per me Malinowski, nel senso... deve giocare sempre. Io poi ho un debole da quando giocava all'Atalanta, cioè proprio innamorato, perso. Un po' tutti comunque, cioè, penso. Non, per me dovrebbe giocare anche con una gamba e io lo proverei. Poi io non sono un allenatore, quindi non, sicuramente chi lo vede allenarsi tutta la settimana avrà dei motivi, ma piuttosto anche farlo giocare mediano, piuttosto che non farlo giocare, cioè lo metterei anche mediano, capito? Perché c'ha una qualità che... cioè, per me è il giocatore con qualità, più qualità di tutti, cioè, che abbiamo. Ora voglia. Cioè, in mezzo al campo, in mezzo al campo soprattutto, perché Friend, Torsby, Badel, Sabelli, Maro Mardi, non ce n'è nessuno tecnico in mezzo al campo. No, ma poi c'è... anche quando è entrato con la Roma, è stato il primo che gli ho visto fare in tutta la partita due cambi di gioco, cioè, è stato il primo, fino a lì nessuno aveva, ma non è neanche un discorso, cioè, perché molti magari non hanno il coraggio, capito, perché ci sta, perché uno dice potrei, non so neanche se riesco a fare un lancio così preciso, cioè lui prende, si gira, boom, lancio perfetto nei piedi di Martin, l'altra parte, cioè sono quelle cose che fanno la differenza, al di là è mia, la partita fa la differenza. Guarda che aveva fatto Malinowski, aveva fatto un lancio e aveva fatto gol con un lancio da 20, da 60 ragazzi, minuti. Ragazzi, con la Reggiana è entrato lui, ha mandato in porta Messias. Cioè, non è che... lo ricordate? Uno dei gol di Albert l'anno scorso con l'Udinese nasce da una sventagliata di Malinowski dalla sinistra, di qualcosa come 50 metri, signori. Quello lì. Era Udine. Folle, quello lì era lancio. Folle veramente, cioè... ma ne ha fatti diversi durante l'anno. Un angolo nostro, la tirata dall'altro lato del campo. Sì, ma capita che ne fa di cose, per quello lui, che ci vuole. Poi dalle punizioni o dai piazzati o ti tira una bomba in porta. O ve lo ricordate col Frosinone, ragazzi? Vabbè, sì, bello. Il più bello che ha fatto da quando è con noi, penso. Quello ragazzi, è proprio quello, okay. Chris è il pallone perfetto per Malinowski, palla che gli arriva in movimento incontro e lui tira. Bravo. Ecco. Con l'Atalanta uguale. Bravo, te lo dicevo anch'io. Con l'Atalanta uguale. Agli europei ne ha mandato uno all'ospedale per due giorni. Sì, l'ha cilindrato in pieno e si è smesso davanti alla porta, non so di che nazionalità fosse. È andato due giorni, è stato due giorni in prognosi non riservata, ma una roba intermedia perché l'ha presa in faccia, sradicava la porta. Beh, ma contro la Roma ha fatto due punizioni, che la palla ha fatto tipo una traiettoria strana, che The Winter sul secondo non ci è arrivato per tanto, così se non fa gol. Ti fa delle punizioni così... Non l'ha tenuta. Esatto, ti fa delle punizioni così, fai gol. Un calcio da fuori. Poi lui ovviamente con quel modo di calciare che ha, o ti prende la porta o te la tira nel terzo anello, ma... Ovvio. Stacca la testa. Siete contenti voi in gradinata? Vi arrivano i palloni. Sì, quest'anno ne arrivano, dai. Ma anche lì, quando uscite, ragazzi, una domanda. Senza rete, figura. Ma una domanda, no, quando nulla. Uscite? Nulla. Totale. Guarda, basta. Li fanno partita, lasciare? Sì, la prima partita di quest'anno. Ah, infatti, mi sembrava. La prima partita di quest'anno, quella in Coppa, mi pare, con la Reggiana. Parlavo con uno steward in tribuna
e mi diceva: quest'anno il Genoa spenderà probabilmente, il Genoa, ma anche la stampa, più in palloni che in stipendi. Infatti. Io gli ho fatto la stessa domanda che hai fatto tu, ho detto: ma scusa, ma quando escono non c'è nessuno? Lui mi ha risposto: ci vai te a controllare, a farti ridare infatti il pallone. Sì. Ah, quindi no, chi esce se lo porta a casa? Che però lì c'erano le reti, era tipo 2015 o 16, era in gradinata e non mi ricordo chi era contro l'Atalanta, se non sbaglio, calcia, la palla passa nelle reti, non so se vi ricordate, ma c'era i pali, no, ovviamente. Sì, c'era il buco nella rete. C'era il buco, c'è quel buchettino lì, che raramente se avevi la botta di culo passava. Io mi è arrivato sto pallone in mano così, cioè l'ho preso così al volo, da portiere, tipo Max ai tempi d'oro, ok? E me lo sono portato, cioè, in mano così, ma neanche... guardate, quindi no, ma non è, ma ci no, mancherebbe tanto, se hanno tutte le reti, cavoli loro. Basta, visto che prima tu hai fatto il discorso statistico, no? Te ne faccio anche un altro. Lo sai che in Coppa Italia sarebbe la prima volta che vinciamo un derby in casa, Coppa Italia. Mamma mia, basta, ragazzi, ma voi sapete quanti derby abbiamo giocato in Coppa Italia in tutta la storia? Te lo dico, ce l'ho qua, guarda. Allora, me ne conta 1 2 3 4 5 6 8. Vabbè. Guardate questo, ragazzi. Però gli ultimi li abbiamo vinti. No, in totale o quelli in casa, perdonami. Totale? No, in totale, io dicevo, in Coppa Italia. Aspetta, non ci vado a vedere allora. Guardate, li conto bene, perdonami. Toby, zoomaci un po'. Questa perla, ti prego. Zoomaci un po'. Sono 13. Totale 13. Vabbè, ci sta. La voglio assolutamente, la metto su Instagram. Ma io le sto mettendo tutte, poi ve le mando. Ma che usi? Che roba usi? In questo momento sto usando PowerPoint. PowerPoint. Ma non uso PowerPoint di solito. Zoomaci Zangrillo. Ma come, non le leggete? Okay. Sì, si legge. Ah, beh. Questa è meravigliosa. E chi è che ascolta le mie perle a sinistra e a destra? Altri. Guarda, potresti mettere mia figlia. Vedi, Dani, questo pallone che vedete, guarda, fai vedere questo, guarda. È del 2017-2018 del buon Mattia Perin, in un rinvio me l'ha tirato in braccio a me nei distinti. Fate voi. Ah, va nei distinti. Te lo giuro. Sì, ero con mio padre. Forse mi è arrivato nei distinti, me lo son preso, ma hanno fatto uscire, non mi hanno detto una parola a nessuno. Forse ha anche capito qual era la partita. Ora non mi ricordo la partita, mi ricordo il rinvio direttamente nelle mie braccia. Invece tu, Dani, com'è il pallone? Qual è? Questo qua. Che poi, vabbè, io... Ero piccolo. E è scritto di che anno è come Serie A? Ce l'hai? Dovrebbe esserci scritto, ma c'è scritto nel pallone. Leggilo. Ah, ecco. Io ne ho uno. Il fatto è che... Forza, raga, mostrate le vostre bocce. Allora, sì, sai perché? No, allora, così è brutta. Se non sbaglio, no, così è terribile. Se non sbaglio, sto pallone me l'ha calciato Borriello quando era l'Atalanta, che ha fatto sei mesi da metà gennaio in poi. Sì. Fatto 6 mesi della stagione 15-16. E me l'ha calciato Borriello, che ha tirato una ciofeca di prima alta 35 metri. E niente, questo grazie Marco, sempre... E io sono Mattia, grazie povero. Mattia. Io sono il più povero, quello della Serie B che regalavano dalla tribuna. Sgonfio, tra l'altro. No, io invece ne ho uno. Non riesco a andare a dillo che è un pallone, dillo che è un pallone doriano, basta. Guarda, è minuscolo. No. Vabbè, perché è sgonfio, ce l'hai mollo, basta. Quello dovremmo mettere dov'è qua sotto? Quello che ce l'hai mollo. È mollo. C'ho la pompetta. È mollo. Ma che mollo? Che mollo? Là dietro. Qua a casa li dico con tutti. Là dietro. Grande Malesani. Ne ho due là dietro, uno firmato dai giocatori. Quello sopra, due palle addirittura. Sì, esatto. Uno come dovrebbe essere, tra l'altro, firmato dai giocatori, e poi uno sotto che è della nazionale nell'anno in cui c'è stato Italia USA, se vi ricordate.
che è stato dato il pallone che è stato dato un amichevole che è stato fatta qualche Genova. Ho perso 1-0 se non sbaglio. Bravo, ed è stato Isman in panchina. Ed è stato dato il pallone autografato dai giocatori al Pio, diciamo. Quel pallone lo vedete là in mezzo ai guanti. Lo vedete? Ah, sì, lo vedo. Comunque, ragazzi, indimenticabile Malesani, cazzo. C'era il meme di Bast, zoomacelo un po', Tommy. Quale mollo? Vedi il pallone. Bellino, comunque qua con i meme siamo rapidi, cazzo. Abbiamo subito immagini. Ma oltre a tutto, quella che ha fatto con Noè leggendaria, quella, non mi ricordo cos'era, il Panathinaikos, una squadra. Sì, quella che diceva cazzo, ma io perché ho un cuore, cazzo. Quel video è tanta roba. Sto qua 24 ore al giorno, cazzo. Sì, bravo. Cazzo. Quella lì è veramente leggendaria. Guarda che meme che ti ha preparato, guarda qua. Potresti metterglielo in mano, Tom, c'è la faccia in mezzo. Guarda che cazzo di meme che si sta facendo così in diretta, guarda che roba. Che mollo. Tutto in diretta qui, Creazione del meme in diretta. Ah, ma non siamo registrati? Pensavo fossimo registrati. Però scusate, ha messo il pallone della Serie B, Perché è quello che c'ha Bast. È il pallone di Bast, c'ha il pallone Pezzotto. Tra l'altro tarocco, perché i 7-7 lo regalarono fuori dalla tribuna, io passando vedevo che tiravano palloni dalla tribuna, mi sono avvicinato e però è questa cosa. L'ha preso in faccia e se l'è portato a casa. Sì, ma se guardate, non... Quando i 7-7 hanno ancora i soldi per regalare i palloni. Non è rotondo, cos'è quella fase? Quando i 7-7 avevano ancora i soldi per regalare i palloni. Adesso sì, ma erano... li regalano, mi sembra. Non li regalano, ma erano tarocchi, questi. Questi sono peggio di quelli... Allora non c'erano già i soldi, allora. Oddio, no, c'ha il logo, però... No, erano quelli da regalano. Erano quelli da pubblicizzazione, ragazzi. Sì, una robetta così. Sì, all'inizio sì. Era Natale, era sulle feste l'anno scorso. Si vede che non sono di Genova, comunque, i 777. Io al massimo ho preso l'album delle figurine, guarda, più di quello. Anch'io. No, ma questi qua li tiravano, ma tiravano anche le maglie. Era il periodo che non so se vi ricordavate, sparavano coi... non so se vi ricordate, ma sotto il Natale sparavano da fuori puff, le maglie, e uno davanti a me l'ha vinto, tra l'altro l'ha vinta, l'ha presa un bambino. No, comunque intenzione c'era di andare a prenderlo. Giusto discorso che a livello di marketing veramente ci sanno fare. Il marketing è la base del marketing all'americana, hanno trasformato il marketing all'italiano. A proposito, leggi qua. A parte quello che posta le robe su Instagram, che non lo posso vedere io quando scrive le frasi da Merina Riccio sotto i post. Vi parlo di sta roba Ceres, perché io Edo... Ecco, parliamo della roba Ceres. Che Edo allora, è... io e Edo eravamo presenti, nel senso che... Cerco di farvela in breve. Hanno l'associazione Club Genuani hanno richiesto una decina di comparse per appunto fare questa cosa qui della Ceres. Però e una decina di comparse a Genova con Ceres gratis. E poi alla fine, infatti, non eravamo 10, ma eravamo una trentina probabilmente. E è stato fighissimo perché ci siamo visti lì dalla Nord, dai Murales. E io pensavo fossimo comparse, quindi ho detto, boh, staremo lì, sai, in disparte, ci avranno, sai, i soliti modelli, robe per fare foto alle maglie. Invece alla fine ci hanno proprio preso a noi, tifosi, hanno voluto fare proprio sta cosa per presentare questa nuova maglia, che poi la maglia è pressoché identica, ma sotto Pulse ci avrà anche lo sponsor Ceres. Io, vabbè, ho fatto qualche foto, ma non so se posso farla vedere, magari è meglio evitare. Credo di no, non si può, lascia perdere. Infatti, per quello ho detto meglio evitare. Presentato ancora non si può. Esatto, meglio evitare. E no, raga, è stato fighissimo perché credo sia la prima volta che comunque presentino una cosa così. In pratica, scusami, invece che i modelli hanno scelto degli alcolizzati per fare... No, però è giusto, in effetti. No, però ti dico, hanno fatto Edo se la ridacchia perché era messo male. Ma raccontateci, voglio sapere da Edo, ma voi vi siete stretti la mano e non vi siete riconosciuti, Belin? No, aspetta, no, non è che ci siamo riconosciuti. Io non l'ho mai conosciuto, quindi non è un riconoscere. Esatto. Mettiamo i puntini sulle i. C'eravamo. No, a me si è presentato come... No, mi è venuto davanti e mi fa, ciao, piacere, Dani,
e me l'ha detto con quella sicurezza che io pensavo che ti ha lasciato un po' così, ma lo dovrei conoscere. E no, dicevo, magari lo dovrei conoscere. Poi molti mi chiedono se sono quello del video della gradinata con Pietro Filacorda, quindi di viso magari mi conoscono. E quindi dico, boh, magari segue la pagina, e quindi è uno che mi ha scritto negli ultimi giorni per qualche abbonamento o qualcosa sul gruppo, e quindi, boh, mi sono, ciao, piacere, Edoardo, così, perché non ci siamo mai visti dal vivo. E sono rimasto così, poi, e poi, cioè, nel senso, ci siamo lasciati, nel senso, lui è andato a fare le interviste, io ho bevuto Ceres. E... Attenzione, perché gli amici di Muro... Infatti, l'ho letto anch'io. Dici. Aspetta, no, ti faccio... Aspetta, grazie. Scusa, dimmi, una cosa veloce. Te lo condivido, mettilo un po' condivida. Quello che ti fai condivido. Tu, bravo, fai tu, bravissimo. Condividi già. Questa è una notizia interessante, interessante proprio nell'ambito 777. Mentre Gian condivide questo, però ne approfitto per dire una cosa e mi collego a uno dei commenti che parlava degli store. Ragazzi, ma ci rendiamo conto che strategicamente, anche dal punto di vista store, sono dei fottuti geni. Perché allora, metti lo store, quello di via 20, lo metti di fianco alla coin, punto più di passaggio di quello, non so se lo trovi. Cioè, infatti. Quello che, in cui metterai food and beverage, come mi diranno, l'hanno già fatto i sandoriani, sì, ma lo metti in un altro punto di passaggio come piazza banchi. Vabbè. Aspetta, zoomala un po', Gian. Questa è fantastica. Ma tu hai deciso chi cazzo sei? Esatto, penso che la loro scena più o meno sia andata in questo modo. No, poi io non sapevo neanche fosse... Cioè, io mi sono presentato perché sono arrivato lì, è la prima persona che si è ritrovata davanti, ma mi sono presentato come con una persona normale, cioè non sapevo fosse lui. Grazie. Sì, mi sono presentato. Ma così, tu non ti sei neanche presentato come la Gazzetta del Grifone, quindi devo ammettere una cosa. Io ieri in privato, in segreto, ti ho detto Max. Aspetta che devo condividere Gian. Cioè, che pagina è? Che Mai. La mia, condividi la mia. Ah, ok, no, aspetta, no, rimuovo questa, no, aspetta. No. Vai. Perché questa è la notizia, mi sa. Se parte, ok. Eccola. Hanno sporto denunce nei confronti, vai. Hanno sporto denunce nei confronti di Lendelal, accusandoli di aver assunto l'ex responsabile informatico per sottrarre dati che hanno portato alla situazione che conosciamo. Cioè, qua si sta andando allo spionaggio industriale, quasi. Sì. Pesante, eh? Se fosse reale, ne hanno tutte le motivazioni. Ora, questo prendiamo... significa, scusami, che le cose che sono emerse siano false. No, però attenzione. Aspetta, anzi, Marco, significa che le cose sono arrivate da fonti interne, quindi sono reali. Il problema è un altro. Il problema è che tu mi stai facendo una denuncia presa illegalmente, in pratica. È quello. In un altro modo. Però scusa, io da Genoa non me ne fotto come l'hanno presa. Ho capito il tuo ragionamento. Ma l'ho capito il tuo ragionamento, però pensaci un attimo, che si sta ingrandendo la situazione a livelli assurdi. Ma non è un bene neanche in nessun caso. Cioè neanche, ma non per il genere, in generale non è un bene. Perché vuol dire che qua c'è una cosa più grande anche di quella che possiamo immaginare. Questo è il punto. Anche perché poi le società piene di problemi, boh, sono quasi tutte probabilmente. Ma sai, quando hai, benissimo, tu hai 10 case, certo. Hai 10 cazzi, 10 casini da sistemare. Quindi certo. Questi hanno interessi in tutto il mondo, in 100.000 attività diverse, è chiaro che hai dei casini. Però se tu, perché spesso la gente, Marco, guarda soltanto quello che è il discorso dell'introito, quindi tu hai 10 case, avrai 10 entrate, ma ci sono anche un sacco di beghe, un sacco di cazzi. Hai 20 uscite. C'è 10 IMU, c'è 10 tubi da riparare, c'hai 10 bollette da pagare. Certo. Nel senso, capisci? Se non ne paghi una, non ti dicono ne hai pagate 9, non ne hai pagata una, ti dicono. Però Marco, qua c'è di mezzo anche un altro tipo di questione, perché secondo me qua c'è di mezzo la denuncia di partenza, che non era sui 777, ma era su ACAP, se ricordo bene, la prima. Da parte di Lendelal. Quindi il problema è vera la parte su 777, è vera la parte su ACAP, è vero tutto, c'è tutta una serie di questioni che a questo punto si apre, se fosse vero quest'ultima cosa. Però le difficoltà,
al di là della verità, che probabilmente non sapremo mai se non tra le difficoltà ci sono state ammesse. No, ma questo credo che nessuno l'abbia negato, neanche dopo questo, ma non credo che nessuno l'abbia negato. Zangrillo lo stesso l'ha detto l'altro giorno, quindi non è che stiamo dicendo che non ci sono. Io sto solo dicendo che rispetto a tutta una situazione che era stata prospettata come solo, diciamo, una cosa normale, tra virgolette, una denuncia, chiamiamola normale, invece c'è un discorso di spionaggio industriale che è anche peggio. Questo intendevo dire. Ma al di là di quello, ora tornando a bomba, quello che stavamo dicendo con la qui, panda, mi piace con la panda. Io non guardo era l'antisgamo, la panda era l'antisgamo. Io non l'avevo manco vista la panda. Esatto, neanche io. La panda era l'antisgamo. Concordo con Marco in questo caso. Max, metti anche il mio poi. Aspetta, tornando, aspetta, ora vediamo un attimo un po' di no, quello di prima, quello di prima. Era questo? No, mio. Scusa. Sì, l'ho visto, è che non avevo scorso in altro. Ah, beh, questo li avevo visto in questi giorni. No, invece dicevo, tornando invece a bomba, raga, noi parlavamo prima del marketing, no? Ma il marketing, anche nel posizionamento degli store, è da geni. Perché anche noi mettiamo la cosa del food and beverage che stiamo aspettando, no? I permessi, ma dove? In Piazza Banchi, che è un altro punto di passaggio. Non dove l'hanno messo loro. Ma loro, infatti, da questo punto di vista, guarda cosa stanno facendo anche a livello di attivazioni internazionali. Tsitsipas domenica, la vita ora, hanno portato l'anno scorso, c'era Kanye West. Adesso... Che poi Kanye West è stata una storia, vabbè, che in realtà... E io ti dico, purtroppo non posso dirlo, ma aspettatevi un personaggio clamoroso, soprattutto chi aggiungo a qualche anno come testimonial della terza maglia. Dovete aspettare un po', non posso dirlo. Ti aggiungo la terza maglia quando uscirà, staccazzo di terza maglia. Posso dire una cosa? Qualcuno l'ha visto? Anche quello. Io l'ho visto. Vabbè, allora non parlare. Io sulla terza qualcosa so, però anche io non posso dire. Però anche io qualcosa so. È bellissimo. Anch'io so qualcosa. È arrivata, però. Ah, io non so un cazzo, ma com'è possibile che non so mai niente? Io non posso dire niente. Anch'io lavoro troppo, te l'ho detto. Io so che ho ucciso Kennedy, però non posso dire. Basta, te la giro, dai. Aggiungo, Marco. Dani, girala a tutti. Gira anche a me, Dani. Siamo curiosi. Girala direttamente nel gruppo dei Genovetti. A parte farla girare, però, al di là di quello... No, quello che volevo aggiungere, anche Jack Savoretti che fa comunque la canzone, fa il video di Home dentro il Ferrari. Quella era prima. Però abbiamo iniziato con lui. Quello voglio dire, abbiamo iniziato con lui come personaggi, poi siamo arrivati tutti gli altri che hai citato prima, giustamente. Ma Jax e Savoretti sarà stato il 2013-14. Ero vita, piccolo, no? Me lo ricordo. Mi piace anche lui al video. Mi sembrava dopo, vabbè. Ma questo sì, ma perché io. segue Genoa Fans. E allora, ragazzi, taggato in collaborazione Genoa Fans. Anche le Rager. Realtà Genoana, appena tre ore fa l'ha messo. Bani recuperato per Venezia, così... Prima non l'abbiamo detto. Bani è recuperato per Venezia. Messias Semiretti pronti per il derby. Zanoni disponibile con la Juve. Praticamente non volevo dire niente, ma la maglia è esattamente quella che avevo detto l'altra volta, come la immaginavo io. Uguale. A me era arrivata un'altra cosa. Uguale. Però vabbè. Ma a me hanno girato questa, non so se... Allora, i ragazzi del muro, se ci stanno sentendo... Essere. E Pat, dico solo una cosa. Se provino a loggare... Questa qui me l'avevano magari girata assieme alla seconda, che la seconda è uscita poi tipo 2 o 3 settimane dopo ed era... Ci abbiamo messo un po' a far uscire le maglie quest'anno, un pelino di... Ed era quella che mi avevano mandato, quindi in teoria se sono fedeli a... A me facile questa... Dani, ti confermo che se non è quella ci va molto vicino. Sì, esatto, ma c'è qualche dettaglio che secondo me potrebbe cambiare, ma esatto, è proprio poca roba. Sì. Però al di là di quello, no, volevo dire, ma sai perché quest'anno siamo andati più lenti con le maglie, secondo me? Perché l'anno scorso c'era la scadenza del 7 settembre per la terza. Ah. Sì, dico, però perché... è già successo che abbiano presentato la terza prima della seconda. Anche sì, però Marco, secondo me l'idea era quella di fare la terza ai 130 precisi, visto che era celebrativa, no? E quindi dovevi fare le cose un po' più di fretta. Ora che non hai date, diciamo, fisse, chiamiamole così, te la puoi prendere più con calma. Sì, ha girato anche. Sì, l'ho vista. L'ultima. Ma ve l'hanno lasciato o ve la sono ripresa? Sì. Vero? Magari. No,
Questa l'avevo vista. Facevo intervistare anch'io se l'avessero lasciata. Ma qualcuno di voi ha secondo la gallinaccia, ragazzi? Qualcuno di voi? No, scusate. No, no, le maglie poi le diamo ai calciatori, cagata, perché tipo io per esempio avevo la maglia quella in versione combat normale, non la combat. Sì, quella normale. Quindi non gli ha detto... Qualcuno di voi ha la seconda col gallinaccio, per caso? No. Nessuno c'ha la seconda? Di voi? Ancora no. Ancora no. Io non ho una sfilza di maglia adesso. Ehi, voglio vedere davanti il gallinaccio. Ma quella è di Vogliacco, Vogliacco? Usata Monza questa. Ma, no. Ma come hai fatto a prenderla? Te l'ha tirata? Cosa hai fatto? Aspetta, guarda. Autografata anche. Ah, ok, allora non te l'ha tirata. Cosa hai fatto? L'hai visto dopo? L'ho presa da... Guarda, aspetta. Allo store dopo le danno. Sì, 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 c'è il coso originale, sì. Un mio amico ce l'ha di Bani in Genoa Roma. Tanto... Ma sì, le vendono poi, no? No, no, lui gliel'ha data proprio Bani. Ah, okay. L'anno scorso o di quest'anno? Dell'anno scorso, quella di trasferta. Questa anche è una bella chicca. Sì. Anche questa? Questa è quella usata. No, io invece ne ho una del ritiro dell'anno scorso, quella bianca, diciamo, che usavano in allenamento, firmata da Bani, Vogliacco Dragosin. Tanto guarda, sulle firme della maglia non mi battete, perché ne ho una con Floro Flores, Boselli, Rafinha, ne ho una di quella. Però la firma di Boselli... Floro l'ho conosciuto pochi giorni prima che andasse tra l'altra via. La notizia più importante della serata, che non abbiamo sottolineato abbastanza, è che a Venezia ci sarà il Genoa con la scritta Ceres e il Venezia con la scritta Spritz Cinar. Arriviamo tutti ubriachi, arriviamo. Una partita di alcolizzati. Il brutto è quel logo del Venezia lì davanti, è orribile. Beh, Spritz, perché Venezia non così. Ha avuto le grosse maglie. È più bello Spritz che Pulse. Perdonami, basta. Me l'ha scritto Pulse, mi fa... Invece basta, la Spritz sì. È un po' più carina. No, Cinar Spritz, c'è scritto e fa schifo come scritto. L'ho vista scritta. È terribile, è agghiacciante. È più divertente. È agghiacciante anche da bere. Ed è agghiacciante anche da bere, tra l'altro. Il passo prima dell'alcolismo. Quello non l'ho assaggiato, non posso dire, però sicuramente il logo non mi piace. Questa è una certezza. Questa è una certezza. Sì, che ora non però l'hanno fu azzeccato, grosso, dello sponsor, no? In Veneto. Hanno azzeccato in piedi. Hanno la il logo del Cinar, intendevo dire. Ah, ok, ok. Sentite, ragazzuoli, chiudiamo dando due previsioni sia sul Venezia che sul derby. Chi comincia? Dai, in ordine, comincio dall'angolo in basso. Vai, Pier. Devi, Pier. Senza far casino. So già dove stavi pensando, devi. Dai, che l'altra volta c'è il segno. Mi sono fatto il segno della croce. Venezia, ragazzi, mi dispiace, per me è 1-1. Col Venezia. Col derby. Silenzio, stanno. Non ti vuoi sbottonare? Facci solo un cenno con la testa. Sei fiducioso, però? Ok, dai, ci basta così. Prendiamo un gran cenno. Era un gran momento. Aiedo. Esatto. Chi l'ha detto? Venezia e Derby. Col Venezia, spero nella vittoria, onestamente. Il derby, complimenti alla Samp. Proseguiamo. Il problema è che anche Max, fare cenni prima... quello o lo vinci o lo perdi, non c'è una via di mezzo. Ti dico una cosa, Max, però purtroppo chiedere il pronostico del derby, sai cosa comporta? E visto che succede a noi spesso, a me e Pier poi ce l'hanno fatto, no? Gli altri, ma comunque, che poi ci pigliano per il culo pesante se per caso perdiamo. Noi condivideremo solo quello che ha azzeccato. Qualcuno dica che perdiamo, così condividiamo quello. Ma io dico che perdiamo, infatti. Jesus l'ha detto, esatto. Allora facciamo così, tanto tutti quanti speriamo di vincere il derby, ovviamente. Facciamo solo il Venezia, allora. Dimitri? No, allora, a Venezia ti dico, sono abbastanza fiducioso per quanto riguarda la mentalità, quindi io credo che... si possa puntare a far punti, mettiamola così. Derby anch'io in silenzio stampa puro, perché derby non ho mai fatto pronostici e mai li farò, quindi proprio
proseguiamo con Ammazzo, c'è una aspetta, che devi dire ancora qualcosa, dimmi. Solo una cosa veloce, che avevano detto i nostri che non ci saranno con Venezia, ma per loro non ci sono Nicolussi, Caviglia e Bjarkason. Sì, Nicolussi è stato espulso. E Bjarkason, infortunato, rientra metà ottobre per un'ernia, pare. E Nicolussi per loro è una gran perdita. Grandissima perdita. E probabilmente non c'è neanche Abs. Ah, questa non lo sapevo. Questa è una gran perdita per noi. Però c'è quel minchio di Poyanpalo. Poyanpalo non è stato segnato, un palo in culo. Un po' Gianni, tua Venezia. Allora, per me Venezia, io faccio entrambi, dai. Venezia per me 0-2 e si sblocca Vitigna. Se gioca a titolare si sblocca Vitigna e il secondo non lo so, Vasquez. E Cuba, Vasquez. Deve, ha rotto Vasquez. I coglioni a prendere questi cazzo di pali e traversa, ha rotto i coglioni. Dopo aver preso comunque 2-3 lei. E il derby invece il gatto nero invece... è passato. Mamma mia. Ma... Saltalo Marco, va. Saltalo che è passato. Il derby invece secondo me 0-6 gol di coda. Ah, okay. Coda si rompe, non lo gioca al derby, ragazzi, segnatevelo, non ci sarà il derby. Minchia, basta, porca troia. Marco, io ti rispondo con una frase di Eduardo, che non era il portiere, quello brasiliano, che De Filippi, mi piaceva, esatto, ma era ovviamente De Filippo, che diceva, esatto, di essere scaramantici ed ignoranti, ma non esserlo porta sfiga. E quindi fermo. Grande Marco, grande Marco. Ma neanche Venezia, Marco? Ma non ci penso neanche. Ah, ok. E okay. Thomas invece cosa ci dice? È congelato. Thomas, è congelato. Ma mi devi condividere lo schermo. Ma devo... Thomas vive nel multiverso, figlio. Lui è nel multiverso dei... Attenzione! Attenzione, 50% spizza. La ruota, 50... vai, la ruota. Vai. Ma quindi se esce lo sponsor, esce chi vince. Vediamo. E non può finire in parità in questo modo. Eccolo, no. Eccolo. Abbiamo perso, non avevo dubbi, ragazzi. Andate, è andata così. Ma non vince e proseguiamo con Gianni. Aspetta, dicevi? Mancava il pareggio. Infatti. No, non ha messo lo picchio del pareggio qua, perché non è Coppa Italia. Rifacciamo, ora la preparo. È vero, non c'è l'opzione del pareggio, Belin, facciamola bene. No, ora la facciamo. C'era un piccolo dettaglio così. Ok. G c'era. Vabbè, c'è. Cer... Che cazzo sta scrivendo? Ah, il pareggio è Cer Spitz. Manca una R, ma comunque va bene. È uguale, non ci perdo. È una parola tedesca. Esce di nuovo Spritz. Facile. Ragazzi, non consigliamo perché... Siamo perdi. Non stare a farlo con Geno Samp. Va. Basta. Facciamo con Geno Samp se volete. No. Gan, tutta tua. Faccio io in privato. Guarda, con la Roma ho dovuto cambiare perché Pier mi aveva detto 1-1, ho detto 2-2 e mannaggia l'avrei presa. Ora devo ricambiare perché anch'io avrei detto 0-2 con Venezia. Me l'hanno già usato, la prossima volta mi fai partire prima me, così non devo cambiare il risultato. E quindi ti posso dire Venezia 0-3, vai. Sì, devo andare lì a massacrarli. E il derby poi... te la senti o non te la senti? Ma che, perché poi mi pigliano per il culo, vedi, ma cioè... Va bene, allora no, perché già... Ma io per me, allora, sportivamente parlando... Io do vittoria al Genoa, sportivamente parlando, cioè vedere il calcio. La ruota del derby, se volete. Non diciamo numeri. Chris, vai, tocca a te. Allora, ragazzi, io non credo nella magia, non credo nella scaramanzia. Per me, se io dico che finisce 6-0, non vuol dire che finisce 6-0. Quindi, facile, breve, conciso. Allora, io la penso come Pierre su Venezia-Genoa, nel senso che secondo me è una X, mi dispiace, ragazzi, per me è così. Ero più sicuro di vincere con la Roma, cosa che poi alla fine non è successo. Mentre per il derby anche lì me la sento, per il semplice fatto che non ti pigliano per il culo, secondo me, se tu analizzi la cosa, no? In un senso, no, vabbè, certo. Ovvio che se faccio lo sborone, faccio il pazzesco dicendo gliene facciamo 4,
No, allora è normale, alla Cassano, no, ai tempi di Milito. Però Chris, se io avessi detto che vinciamo 3-1, 4-1, che ci può stare sulla carta, se per caso non vinci, sai come te lo menano a sangue, capito? Io dico che per me il derby non sarà così facile, come molti pensano, nel senso che non sarà una vittoria perché loro sono in B, allora devi finire 4-0. Per me potremmo portarcela a casa, non devi perdere assolutamente quella partita, però per me non sarà facile. Poi alzo le braccia se loro vincono, se fanno la partita della vita, non va bene per noi, però ci sta. Secondo me vedo più positivo il derby che il Venezia, sinceramente. Però ci non sta. Lo so, è difficile. Nick, tutta tua. Allora, contro il Venezia diciamo 2-1, vi dico anche marcatori e Bani che rientra. Bani che rientra e Vitigna. Invece per il derby vi dico solo che io, lo sapete, no? Faccio i video da tanto e da quando li ho iniziati non ho mai visto vincere uno allo stadio nei miei video. C'è la prima volta, su. Prima o poi. Ho visto vincere, non lo so, ho visto battere l'Inter nei video, ho fatto vincere contro la Juve, contro il Milan, mi manca quella. Quindi per la dico... legge dei grandi numeri. Esatto. Non vi dico il risultato, ma vi dico che nella miniatura io farò così, vi dico solo questo, poi non vi dico altro. Allora chiudo io dicendo, Max, tocca a te, non fare il furbo. Chiudo io dicendo che mi associo a Bast, penso un 1-2 anch'io. Come marcatori invece voglio dire una cosa impopolare, dico Vitigna e farò contento Pier, dico Sabelli. Mamma mia, io trovo un miracolo. I meme pronti quando segna Stefano che li devo pubblicare tutti quanti. Secondo me segna qualcuno di quelli, non dico più in difficoltà perché Sabelli lo è solo coi piedi. Badel, Sabelli, quelli che Martin, uno di quelli che su cui in media tutti quanti hanno sempre qualcosa da ridire. Io mi gioco Sabelli. Vediamo se sbaglio. E il derby voglio vincere, penso che vinceremo, e non dico il risultato, l'avevo detto forse una volta, ma sono fiducioso. Così facciamo gli scaramantici come dice il buon De Filippo. Segna Norton Cuffi, immaginate, in Coppa Italia. Minchia Norton. Sì, no, esatto, se segniamo uno di quelli lì, Miretti, Norton Cuffi, sti qua che non hanno ancora giocato la partita. Sarebbe clamoroso se vincessi col gol di Torsby. No, sai chi segna? No, madonna. Segna le ali. Devo stare in panchina. Segna dai. Le ali di testa, con i capelli. Su rinvio, no, su rinvio direttamente. Tipo quel portiere là che aveva segnato. Chi era? Era Cragno, forse, che aveva segnato. C'era un portiere che aveva segnato. No, su rinvio. Brignoli va fatto qualche testa. In testa, Brignoli. No, ma su rinvio. L'altro giorno, era il portiere del Modena che ha segnato su rinvio. Il portiere del Modena, adesso lo cerco. Segna sul rinvio, ma non più di un anno o due fa. Nel frattempo lo cerchi più velocemente di me. Basta, tu dove vai? Gagno del Modena. Riccardo Gagno del Modena. Era, vedi che me lo ricordavo che era Gagno? Perché io guardavo un sacco di quelle partite e me lo ricordavo. Tra l'altro era un gol vittoria, se ricordo bene. 2-1 contro Limolese al 91esimo. Esatto, era un gol vittoria. Dicevo, Max, basta, ma tu vai dagli iscritti al derby? Sì. Ciao, Edo. Se vieni dalle parti disabili ci vediamo, perché vado là, quindi sono lì. Edo sta uscendo. Tanto arriverò presto, faccio un salto. Ciao, Edo. Grazie. Tanto sentiamo, tanto il numero se lo trovi sul gruppo, quindi mi trovi. Sì, ma tanto io arriverò molto, molto presto. Ho già sentito anche Max che sarò lì abbastanza presto. Devo sentire, quindi... non so fare gli orari, comunque sentiamo per quello. So che la partita è alle 9, quindi io partendo da finale devo arrivare abbastanza presto per parcheggio cose così, quindi comunque arriverò abbastanza presto. E una domanda, non ho capito, quindi chi è che c'è a vedere lo derby di voi? Io ci sono. Io se riesco adesso, che quando chiudiamo la live prendo il biglietto. Ah, ok, dai, a parte è solo Cristian che praticamente è solo Cristian. No, neanche io non ci vado. Io per scelta non ci vado. Sì, Gianluca e Cristian, è vero. Vabbè, voi due mi faccio anche Pier. Pier, giustamente, per motivi. Mi faccio Pier per scelta dell'aeroporto, non ci va. Logistici. Esatto. No, ma vedo anche Thomas, Pierre, cioè loro due, proprio anche per regione penso che non ci siano. Guarda che Thomas sta cucinando. Vabbè, qualcosa. Io mi ricordo, sì, Thomas sta ancora cucinando qualcosa, ecco che arriva. Pierre, quando l'ho conosciuto di persona, era prima di Gino Ascoli, se ti ricordi. Sì.
Bellissimo. Comunque, se volete, ho la ruota del derby. Mettila, vai, mettila. Ma la faccia della scaramanzia, buttala. Al culo, veramente. Ma che cazzo se ne frega, dai. E chiudiamola così. Gian, diglielo. Come l'hai chiamato il pareggio? Sono curioso. Andiamo di fiducia, dai. Arrivo, ho paura di come ha chiamato il pareggio. Ah, il pareggio non l'ho chiamato. No, non c'è il pareggio. È vero, non c'è il pareggio, perché era non c'è il pareggio. No, tecnicamente... Tecnicamente c'è il pareggio, al massimo vai ai rigori. No, ma non puoi pareggiare, la vinci comunque. O attenzione, la vinci. No, non fare questa cosa della ruota, no. La faccio. Gerd, rimetterti così. La lunetta, metti la metà. Il belino. La lunetta, ma già sto toccando il belino. No, la lunetta metà però. Sennò... Eh sì, bisogna partire esattamente dalla metà. Non so se puoi impostarla. Va bene, via. Via, una girata poderosa, vai. E qua la ruota sarà ottimista come me. Azione. Oh madonna. Sì, c'è la ruota. Va bene. La ruota. Ne vado. Ragazzi. No, Marco, dai, su, che è un gioco, un giochino. Ragazzi, direi che possiamo concludere così. Ma comunque, ragazzi, io vi dico una cosa, le ruote clippatele, vi dico solo questo. Bellino, c'è Pier che tra un po' si butta giù dalla finestra, ragazzi. Pier, ma che cos'hai? Hai un dramma esistenziale, Melì. Stai perdendo anche gli occhiali, ecco. Non voglio la ruota no. E la ruota di Napoli abbiamo giocato. Pier, Mike ci ha fatto una fortuna con la ruota. Su, dai. Esatto. E anche Gerry Scotti adesso. Gerry Scotti adesso ci ha fatto una fortuna. E lì, ma non è che possiamo essere sempre noi gli sfigati. Ma una volta vita la vedremo una roba già positiva. Cazzo. No, vediamola positiva. Io sono d'accordo. Ci sono ancora due meme. Fatti durare un po' questa ruota. In questo modo, no? Aspetta, ci sono due meme, Max, vai Tom. Fatti durante la serata che non c'è stata l'opportunità di poterli mostrare, però non vorrei perderli, non vorrei che, capito? Tu sei l'uomo dei meme, devi mostrarli e come. Ma dopo le maglie le diamo ai giocatori, Dani, tu stai raccontando tante balle. È una malattia, ragazzi. Questa l'abbiamo vista. Eccola. Riguardiamo. Ast, quando vede il Genoa vincere contro la Sab, ce l'hai fatta. Ah, bella questa. È quella di Jurassic Park. Sì, potrebbe essere. Mettiti un po' gli occhiali, Nick. Potresti essere tu, vai. Sono un po' diversi quelli, però. Però guarda, ce l'hai fatta. Fammela bene, però, se... Inviamela solo dopo la partita, ovviamente, cioè non voglio niente. Sì, ricordamelo dopo la partita, se in caso fosse. Se no veramente ce la tiriamo, Beli. Aspetta. Questa è un po' difficile da capire, forse. No, ci sta, è ben chiara. Allora, dipende, perché nel senso l'admin del Genoa può star simpatico, a me no, però vabbè, questo è un altro discorso. A me sì, è bravo. Il migliore è stato Ekuban, che si metteva solo le cose lui e basta. Praticamente. Bravo. Ekuban e Bani sono più bravi dell'admin della pagina Instagram. Ma dipende. Questo è speciale. E poi altri mi sembra allora, messo è con sua figlia. Post, dai. Poi ve le mando dopo, così se volete. Sì, mandale dopo, mettile da noi. Varie pagine. Grazie mille al nostro memaro di fiducia, testimone di Genoa. Ragazzi, io vi saluto, siamo ancora in 101, come la carica, Belì? Sì, stai sempre tanti anche stasera. Stai sempre tanti, siamo arrivati alla conclusione. Max, grazie, posso dire una cosa veloce che mi è venuta in mente? No, ha finito il tempo. No, un secondo, proprio per allacciato ai 101. Vedere tutti noi rosso-blu, tutti assieme, è una roba che non si è mai vista, no? Capito? Quindi noi stiamo veramente facendo la voce del Genoa ed è importante perché finalmente facciamo capire che siamo un po' importanti anche noi come Genoa, quindi Genoa, i tifosi, eccetera. Cioè dovremmo essere orgogliosi di sta roba qua, ecco, tutto lì. Era un po' che ci provavo. Io sono d'accordo e dico anche un'altra cosa. La cosa ancora più bella è fare un gruppo come siamo noi, ma fare un gruppo
rimanendo fedeli ai nostri canali, cioè non è che siamo un gruppo che annulla tutto. Voi parlate, ne faccio ancora uno. Sì, fanne ancora uno, Tom. No, ma dico, è ancora più bello questo. Che anche... perché vuol dire che anche... finisco solo un secondo, dicevo, perché vuol dire che anche unendo i nostri pensieri, unendo, difendiamo comunque quella che è l'idea della genuinità in generale, nelle sue varie sfaccettature. Allora, tra l'altro ragazzi, misti in tutta Italia, perché comunque abbiamo certo. Gente che viene anche che non è solo a Genova, vai Pierre, ma che tutta Italia, il mondo. Sì, è bello anche perché se ci pensate ora al di là delle pagine Instagram che comunque fanno un tipo di contenuti un po' diversi, però noi di YouTube ci abbiamo bene o male tutti un pensiero, un modo di fare diverso che veramente ci accomuna poco in quello che in come lo facciamo più che altro. Certo. Però riuscire poi ad essere una squadra è molto bello. Esatto, sono d'accordo con te. Voglio nonostante concludere solo dicendo una cosa. Quando io sono tornato a Genova circa 3 anni, 4 anni fa, io avevo in mente di fare Guardo il Genoa con papà perché Camilla rompeva il belino, fai papà fallo, io non c'avevo nessuna voglia. Volevo già farlo in Serie B, ma più che altro per un discorso del tempo. Nel momento che io sono partito con questo canale un po' di mesi fa e sono arrivato a vedere tutte le vostre realtà, la prima cosa che mi è saltata all'occhio di molti che frequentavano il web è che sembrava che ci fossero sempre 10.800 partiti diversi e che o guardavi uno o guardavi l'altro, quando invece io ero l'unico che dicevo ma com'è possibile che io lo faccio e guardo Nick, guardo Gianluca, guardo Dimitri, guardo Pierre, adesso guardo anche Christian, ovviamente guardo anche tutti i canali di Instagram, non guardo solo il clan dei Grifoni che a me è molto caro, guardo bene anche Thomas, guardo Edo, guardo tutti quanti, Dani, tutti quanti, il muro rosso blu. Ho detto perché non metterli insieme? È stato un discorso lungo. Forse Bass è stato il primo che mi ha dato retta, devo dire la verità. Se no probabilmente avrei scelto anche qualcun altro. Però adesso vedere tutti quanti insieme e tutti quanti grandissimi, perché io vi stimo tutti quanti, è una cosa che mi fa una felicità incredibile da quello che volevo. A parte Pier quando parla di Palladino. Vabbè, posso chiedere una cosa che poi devo scappare perché c'è il cane. C'è ragazzi, c'è Crick che deve pisciare il cane, fatelo parlare un attimo. Vai Crick. Max, ti ricordi quando ci siamo visti in gradinata, che avevi la terza maglia del Genoa, che ci siamo visti per la prima volta? Ci parlavi di un progetto, era questo? In realtà era già in cantiere, io stavo già muovendomi un po' anche col Genoa, con le cose. Sì, era questo. In realtà vi dico la sincera verità, io ho scelto Bust perché è il primo che guardavo e mi sembrava giusto farlo con Nick perché è il più, e non dico niente di sbagliato, è il più rappresentativo di noi in quanto è stato quello che ha iniziato. Bust è il papà, è il nostro papà letteralmente. Quindi allora, era giusto così, è il papà di tutti. Max, aspetta, però voglio dire una cosa. Basta è stato il primo a fare probabilmente i post partite e quant'altro. Io credo di essere stato il primo a livello Genoa a fare le live reaction in tempo Covid, invece. In tempo Covid io credo di essere stato il primo a fare le live reaction, invece. Basta è stato il primo con i post partita, perché mi ricordo che già lo vedevo quando faceva i post. Anche dallo stadio, 2016. Sì, infatti, però io invece in tempo Covid... visto che altri di altre realtà, diciamo calcistiche, lo facevano, ho detto, potrebbe essere una buona idea farlo per noi. E infatti nacque questa idea delle live reaction, che poi piano piano sono andate anche in altri canali, mi fa piacere, ovviamente. Però credo di essere stato il primo a livello non di, ovviamente, togliendo i giornali, Pianeta Genova e quant'altro, quelli non li sto calcolando perché sono un altro tipo di realtà. Però come YouTuber normali, chiamiamoci così, credo di essere stato primo da quel punto di vista. Raga, c'è il cane che mi caga spruzzo, io devo... chiudiamo il cane di Christian che caga spruzzo. Lo dicevo così, nessuno mi cagava. In una sera ti abbiamo detto di lasciare la donna a noi e il cane che caga spruzzo. Che serata di merda, e dovevi essere quello che era più emozionato. Raga, vi voglio bene, chi non mette meme. Like, l'ultimo meme. Aspetta, l'ultimo meme, Max. Tanto il cane. Aspetta. Mi raccomando, stasera tutti con la maglia rosso. Belli. Tutti con la maglia rosso blu. Questa è una roba che è successa veramente nel nostro gruppo. Sapevo Marco, che non però no.
Sapevo che non mi avesse cagato neanche in striscio, per lì. Dai, ragazzi, allora buonanotte a tutti, grazie ancora. Io e Nick ringraziamo Cristian, Dani, Dimitri, Gian, Marco, grazie a Cande Grifoni, grazie, Thomas. È stato un onore, veramente. Lasciate tutti i like, ragazzi, che siete nella chat, se no domani cagate a spruzzo come il cane di Chris. E guardate tutti i link che ci sono in descrizione e seguite tutti i creator dei Genoa Avengers. Buonanotte a tutti. Buonanotte. Ciao, ciao, ciao a tutti. Ciao, ciao. Ciao.